Buonasera, bentrovati amici sportivi, come sempre il lunedì alle ore 20:30 circa, più o meno, ci troviamo con il nostro appuntamento di Bar Sport. Ci sono tanti argomenti da trattare, è finito il calciomercato, adesso bisogna concentrarsi sul campo. Ieri le cose non sono andate bene per il Rimini, in quanto è stata sconfitta in casa per 2-1 su un campo davvero impossibile, quasi al limite della praticabilità. E Rimini ha sofferto molto in quanto dispone di giocatori piuttosto forti tecnicamente. Di conseguenza l'acqua, l'acquitrino che si è venuto a creare li ha messi un attimo in difficoltà. Insomma, parleremo di questo, chiaramente vedremo tutti i gol di giornata, 22 in totale, poi parleremo anche un po' degli arbitri, perché ultimamente davvero, a parte 2 settimane fa, quando arbitrò Monreale di Roma, fu perfetto l'arbitraggio. Beh, dobbiamo dire che davvero quest'anno il Rimini spesso e volentieri viene penalizzato. Sembra addirittura ci siano delle sanzioni mirate in campo. Chi è diffidato viene prontamente sanzionato con il giallo e quindi poi deve scontare dei turni di squalifica. È successo anche ieri. Ripeto, io voglio pensare che si tratti di un giallo e non di un progetto bello mirato. Mi auguro che questo non accada. Io ho tentato di sentire Macalli nel pomeriggio, purtroppo avevo un impegno a quest'ora, altrimenti sarebbe collegato con noi perché volevo parlare con lui di questo, però mi ha promesso un'intervista che al più presto noi gli faremo o in diretta telefonica o ci porteremo a Firenze direttamente e quindi lo andremo proprio ad intervistare in video. E poi parleremo anche delle problematiche che il Rimini sta incontrando sotto l'aspetto degli allenamenti, in quanto Rimini vorrebbe allenarsi in campo in erba e non è possibile. Adesso poi ci sono anche dei problemi per quanto riguarda l'area Ghigi, ma ne parleremo, poi sentiremo un po' anche dagli ospiti che sono con noi questa sera, che cosa si deve fare e perché poi molti campi che potrebbero essere a disposizione per allenarsi non lo sono, perché sono stati assegnati tramite un bando un po' strano, se vogliamo, ad una sola società, cioè i Delfini. Ma per carità, non ce ne vogliono i Delfini, ma è una cosa evidente e sta facendo un po' di scalpore. Tutte le società si lamentano dell'entroterra e del circondario riminese, per cui ne parleremo di questo. Quindi allora andiamo per gradi. Intanto saluto Fiammetta. Buonasera, allora, tutto a posto, Sì, Fiammetta? tutto a posto, grazie. Bene, bene. Ci sono problemi, no? Oh. Funziona tutto? Sì. Dai il cicchetto alla regia se qualcosa non va, mi No, dà no, che ci devi funziona tutto alzare. ancora. Ok, allora andiamo a conoscere gli ospiti che sono con noi. Allora, partiamo da Max Guerra, il nostro opinionista. Ciao Max, Buonasera. buonasera. Buonasera, Alessandro Cesca, attaccante del Rimini. buonasera. È un piacere averti con noi, Buonasera. Grazie. Alessandro. Buonasera, bentrovato, bentornato e soprattutto speriamo di fare tanti gol. Te lo auguro di Speriamo bene. cuore. Va bene. Il giornalista Elio Pari. Buonasera Elio, Buonasera, buonasera, ciao. ciao, ciao, bentornato. Grazie. E Pasquale Durante. Buonasera Pasquale, Buonasera a buonasera. tutti voi. Enrico questa sera non c'è, è in vacanza. Beh, beato lui. Beato lui, no? È in vacanza, quindi bene. Bene così per Enrico, mentre noi pochi ma buoni siamo quattro, ma concentratissimi a sviscerare tutto quello che sono state le problematiche di ieri e poi gli altri problemi, appunto, che vi ho menzionato poc'anzi. Allora, incominciamo subito dalla partita. Anzi, no, prima della partita direi di andare con i numeri, Fiammetta. Andiamo a Sentiamo. leggere i risultati e classifiche. Prego. Forlì Bassano 2-0, Verona Bellaria 2-1, Mantova Bra 4-1, Spal 2013 Castiglione 1-2, Rimini Monza 1-2, Cuneo Pergolottese 1-1, Alessandria Real Vicenza 2-0, Sant'Arcangelo Renate 0-0 e Delta Porto Tolle Torres 1-1. Bassano 42, Sant'Arcangelo 41, Alessandria 36, Renate e Vicenza 35, Verona 34, Spal 2013 33, Mantova e Monza 32, Rimini 30, Forlì 29, Pergolottese 28, Delta Porto Tolle 27, Torres 26, Cuneo 25, Castiglione 20, Bellaria 12 e Bra 8. Attenzione, attenzione ragazzi, perché qua la classifica scappa. Rimini 30, Mantova, Monza 32, Spal 33,
Poi comunque non è che tutti sono, insomma, è lì, è un gruppone davvero incredibile, nel giro di 6 punti ci sono tantissime squadre, quindi ancora tutto è possibile, ma bisogna stare assolutamente con gli occhi ben aperti. E così, Alessandro, Cesca. Ma sicuramente dovremmo stare attenti. Diciamo che ieri è stata una partita che ci ha messo un po' in difficoltà dal punto di vista della classifica, però io penso solo ed esclusivamente quello, perché è stata comunque combattuta, è stata comunque giocata, abbiamo avuto delle occasioni per pareggiarla prima, abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio, poi gli errori ci stanno e l'abbiamo pagata cara. Però io penso che la squadra sia viva, che la squadra si sia rafforzata e quindi ci sono tutti i presupposti per andare a riprendersi tutto quello che abbiamo perso ieri già da domenica. Alessandro, tu sei uno dei nuovi acquisti di questo Rimini, però conosci bene la piazza, sai quanto è pignola, no? Sotto questo aspetto ci tiene tanto risultati, anche perché il passato del Rimini, insomma, sotto gli occhi di tutti, soprattutto negli ultimi anni, Rimini ha lasciato un buon segno nel calcio e ha abituato forse un po' troppo bene i tifosi. Tu non hai mai giocato a Rimini prima di adesso, no? Con la maglia biancorossa, Alessandro. No, no, no. Ecco, quando ti hanno proposto di venire a giocare qua, visto che tu in Romagna, insomma, sei di casa, no? Che cosa hai pensato? No, io ho accettato volentieri, nonostante avessi anche delle altre possibilità, però ero affascinato da questo progetto e diciamo che i dirigenti mi hanno convinto mettendomi davanti un qualcosa di concreto e di reale. Mi è piaciuto subito il mister, come si è posto nei miei confronti, e abbiamo parlato subito, siamo entrati subito in sintonia. E quindi per me è stata una scelta facile, tra virgolette. Conoscevi già Osio? No, non lo conoscevo, però mi è bastato sentirlo al telefono per avere quella complicità, quella cosa che serve per legarsi alle persone. E devo dire che poi quando sono arrivato ho trovato un gruppo fantastico, giocatori giovani, bravi, che avevano voglia di fare e niente, bisogna solo prendere il filo giusto per ripartire. Senti, chi ti ha convinto di più tra Fabrizio De Meis, attuale presidente, e Mauro Traini, direttore sportivo? Ma diciamo che io il direttore l'ho sentito prima, poi e con lui c'era un discorso, poi diciamo che il grosso l'ha fatto De Meis, perché abbiamo avuto una trattativa e lui ci ha messo il carico, come si suol dire, Estenuante, Alessandro? no? No, no, beh, c'è stato di peggio nella vita. Beh, direi proprio di sì. Il nodo dell'essere qual era? Se si può sapere. Ma era un po' una Un questione, contratto lungo. no, era una questione economica legata al prossimo anno, e in Ecco. più io avevo questa offerta del Parma molto, molto vantaggiosa per il prossimo anno, e quindi, però, dai, siamo venuti incontro un po' da una parte, un po' dall'altra, siamo riusciti a chiuderla. Senti, ma è vero che c'è anche una clausola che riguarda i gol? Ma la clausola che riguarda i gol, diciamo che l'abbiamo messa assieme, l'abbiamo messa un po' come una sfida, però Certo. dai, quella di arrivare a 10 gol nel girone di ritorno. È stato comunque il fatto di non arrivare, perché sai, poi le chiacchiere si spendono, la gente parla e magari non sa neanche quello che No, dice. anche perché voglio dire, se fosse legate, come si dice, 1.000 euro a gol, voglio dire, insomma, tu sei rigorista ufficiale della squadra, non avresti Sì. lasciato ad Amet, questi due rigori. Certo, no. Infatti è quello che io ci tengo a far capire, che per me Esatto, fare esatto. gol è importante, però io Metti avanti prima la preferisco. squadra. Sì, l'economia della squadra è fondamentale. Domenica c'è stata una circostanza in cui lui aveva fatto un po' autogol, ho visto, era un po' giù, e quindi era giusto che lui calciasse rigore. Ieri, visto che lui aveva fatto gol domenica scorsa, gli ho detto: tiralo pure te. A me non. È meglio che Rimini si salvi, no? Arrivare a Certo, 10 gol e certo, certo. retrocedere non ha senso. No, ti faccio i complimenti per questo, perché sai, i maligni magari poi ci ricamano, quindi voglio dire, io non è che sono tanto tenero, però insomma in queste circostanze devo dare a Cesare quel che è di Cesare, e tu in questi frangenti sei stato veramente un galantuomo sotto questo punto di vista, e poi ti devo fare i complimenti per ieri. Io non ero in trasferta a vedere la tua prima gara l'altra settimana, anzi la seconda mi pare che fosse, no?
E quindi non ho potuto giudicare, ma ieri devo dire che ha fatto una grande partita. Peccato per come è arrivato poi il risultato finale, perché abbiamo regalato qualcosa in difesa. Sì, quello sì, ti rispondo per gradi. Diciamo, Sì. io diciamo che un po' gli attaccanti nel tempo sono cambiati, adesso ormai non ci si ferma più a vedere fanno gol, non fanno gol, ma prendi un po' l'economia di tutta la partita. E poi dietro, come dicevo prima, gli infortuni ci stanno e purtroppo tra il campo, tra una cosa, tra l'altra, abbiamo regalato però. Diciamo che magari anche loro ci avevano regalato, a noi è andata male perché abbiamo preso un palo, il colpo di testa di Rosini è andato fuori, sono episodi, a volte ti premiano, a volte no, ieri purtroppo ci hanno condannati. Siete un destino crudele per voi giocatori di Rimini, perché quando andate ad incontrare la vostra ex squadra, squalificati. Tu ieri hai preso un rosso, poi ci spiegherai se era un rosso diretto o una doppia ammonizione per proteste, perché Radoi è successo contro il Sant'Arcangelo, poveretto, si è fatto male, doveva giocare la domenica dopo e non ce l'ha fatta. Tu dovevi giocare contro il Bellaria, ti becchi sto rosso e non ci sarai. Ecco, intanto fai chiarezza sull'episodio finale al 91esimo, quando sei stato No, espulso. Diretto rosso o giallo? rosso diretto, ma io non l'ho preso, nel senso che io non Dopo l'ho andremo a toccato. vedere le Lui immagini. mi ha detto che io ho saltato con i gomiti, ma io non l'ho toccato. Cioè, l'ho preso con il piede, questo sicuramente, perché mi stavo Sì. spostando per andare a saltare, l'ho preso con il piede, però io. A 2 minuti dalla fine, già in recupero, un rosso diretto così, io non riesco a capire, sinceramente. Da, poi ne parleremo dell'arbitro, perché nell'economia della partita direi che è stato veramente molto fazioso. Io gliel'ho detto anche ad Asta nell'intervista, ho detto che è stato molto parziale, e Asta ha detto probabilmente sì, però non ha influito sul risultato finale, ci mancherebbe altro. Insomma, però insomma, sistematico il fallo fischiato. Comunque ne parleremo assolutamente. Prima di dare parola anche ai colleghi, io chiederei alla regia di mandare in onda subito il servizio relativo a questa gara, così ci togliamo qualche dubbio anche sull'episodio che riguarda proprio Alessandro Cesca. Quindi se siamo pronti, regia, mandiamo in onda il servizio. Giornata cupa, con il campo reso pesante dall'abbondante pioggia caduta nelle ultime ore. Osio decide di schierare quattro dei nuovi arrivati: De Geni, Nigro, Cesca ed Herrera. Tomi è squalificato. Aia va in panchina in quanto non ha nelle gambe i 90 minuti. Formazione iniziale un tantino azzardata con il campo in quelle condizioni, ma il credo calcistico del mister non lo fa desistere. Probabilmente, se si fosse schierato il 4-4-2 con Del Sole centrocampo al posto di Herrera, con Fallo e Cesca a lottare lì davanti, sarebbe stato più opportuno. Ma nel calcio la controprova non esiste. Cronaca: dopo 6 minuti, De Geri serve leggermente lungo Herrera e l'azione sua. Settimo fallo, cerca il traversone in aria che viene intercettato da Polenghi con un braccio. L'arbitro Olivieri lascia proseguire. 12esimo, conclusione dalla distanza di Nigro, para Castelli. 16esimo, gran palla di Falla per Cesca che da posizione defilata mette il pallone di poco fuori. 21esimo, Falla innesca Herrera al limite, gran tiro del colombiano con la palla che sfiora il palo alla sinistra della porta difesa da Castelli. Ancora Rimini al 25esimo, quando un bel numero di Cesca induce Allegretti all'anticipo sul palo, costringendo il proprio portiere all'intervento in due tempi. Al 29esimo, prima conclusione degli ospiti con Anghileri che finisce sul fondo. Al 38esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'arbitro assegna un calcio di rigore al Monza per un intervento di Nigro su Vale Gussa. Gasbarroni non sbaglia dagli 11 metri, 0-1. Si va alla ripresa dopo 3 minuti, incursione di Spinosa che si porta al tiro da posizione defilata con il pallone che attraversa tutta la linea di porta. Al quinto, punizione di Allegretti che sfiora il palo alla sinistra di Scotti. Nono, bel cross di De Geri per un tutto solo Rosini, che di testa da pochi passi sbaglia clamorosamente la conclusione. 17esimo, rigore per il Rimini, per un placaggio da Regme di Zulu appena entrato su Cesca, palla lontana. Dal dischetto Fall non sbaglia, 1-1. 21esimo, tocco di Cesca per Fall, gran botta dal limite di poco fuori. 38esimo, palla gol per Bussi che si presenta in aria e calcia. Il palo gli dice di no.
all'86esimo Brighi commette una gravissima leggeretta, lisciando prima il pallone al limite e concedendo a Finotto di entrare in aria, salvo poi stenderlo. Rigore sacrosanto con conseguente rosso. Lo stesso Finotto dal dischetto però colpisce la traversa con il pallone che termina fuori. Tutto ormai sembra fatto per quanto riguarda il pari, ma arriva la doccia fredda. Da una rimessa laterale sul pallone va Ayala, che mette in movimento un avversario sulla destra, allargando la traiettoria per la corrente vita che ha portavoce in salvo 1-2. Il Rimini rimane addirittura in 9 per l'espulsione di Cesca per un contatto aereo a gomito largo su un avversario, e Luce Lano a punire con il rosso. Poi tutti sotto la doccia. Finisce 2-1 per gli ospiti. Allora Elio, da dove vogliamo partire? Da queste immagini, da quello che ha detto Alessandro Cesca, dove vuoi partire? Partiamo dal fatto che al 92esimo non si può fare un errore così grande in difesa, nell'occupazione degli spazi, 5 difensori sui 2 portatori di palla e nessuno che andava a occupare la fascia da dove è arrivato il giocatore che ha fatto gol. Questo credo che sia forse il problema più grosso. Per il resto è stata una partita equilibrata, secondo me, come hai detto tu, giocata su un campo infame, però giocata bene su un campo infame, sì, sì, da tutte e due le squadre. L'1-1 ci stava alla grande, poi si può discutere sul palo che abbiamo colpito noi, su tanti episodi, però l'1-1 ci stava alla grande, l'avevamo rimessa in piedi dopo essere andati in svantaggio. Però avevamo fatto quello che dovevamo fare. Molto spesso, Beppe, in questi finali di partita noi siamo riusciti a capovolgere il risultato, tante volte anche quest'anno, sì, l'anno scorso, e stavolta ci ha detto male. Sono episodi che capitano, non bisogna secondo me buttare la croce addosso a nessuno, se non fare delle considerazioni di carattere proprio tra virgolette tecnico. Secondo me la squadra al mercato di riparazione la società ha fatto un buon lavoro nel recuperare giocatori bravi. De Gerier abbiamo visto che è un ottimo giocatore. Di Cesca, se discutiamo Cesca è come discutere un buon vino, certo, dannata, no? Cioè, non si può dire che un buon vino dannato è cattivo, magari se uno non piace il vino non lo beve, però Cesca per me è un peccatore, pecca nell'essere troppo altruista, gioca troppo per la squadra e gioca poco per fare gol in questa partita, lo ha dimostrato, è stato troppo altruista, ha corso tanto e molto spesso questo ti porta a essere lontano dalla porta. Però io, credimi, per la prima volta non ho nulla da rimproverare a nessuno, se non che al 94esimo o 93esimo tu non puoi commettere un errore così, perché quello è veramente un errore imperdonabile. Capita, come abbiamo detto, e il risultato non ci ha detto bene ieri. Io non sono mangia allenatori per antonomasia, no? Sono 34 anni ormai, faccio questo lavoro, non ho mai chiesto la testa di nessun allenatore, né mi permetterei mai di farlo con Marco Osio, perché è un grande amico, oltre che essere un bravissimo tecnico. Però per quanto riguarda le scelte di ieri, soprattutto per via delle condizioni del campo, Pasquale, io il 4-3-3 in questo modo evidentemente ieri l'avrei lasciato da parte, forse per un più tranquillo 4-4-2, con Herrera che l'avrei relegata in banchina, ma non perché il ragazzo non merita, il ragazzo tecnicamente è veramente forte, ma in queste condizioni, con un terreno in queste condizioni, devo dire, probabilmente io avrei inserito forse Del Sole al centrocampo e avrei giocato con Cesca e Fall davanti, insomma, cercando, perché poi non dimentichiamoci che il Monza è una signora squadra, e se andiamo a vedere la formazione del Monza, ecco, dispone di giocatori fortissimi. Cosa ne pensi tu, Pasquale? Il Monza è una gran bella squadra. Il dubbio mi è venuto anche a me ieri nel corso della partita, me lo sono chiesto più volte. Ma senza snaturare il suo modulo tattico, secondo me sarebbe bastato, proprio in virtù del campo pesante, che non è una bocciatura per Herrera, ma mettere Bussi al posto di Herrera, che Bussi è un fisico molto più importante rispetto a Herrera, che mi sembra un po' leggerino per quel campo, e quindi probabilmente sarebbe andata in maniera diversa, probabilmente, dopo la controprova non esiste, e il dubbio comunque è lecito. E poi le soluzioni, come vedi, sono diverse.
tu avresti visto meglio del Soli, avrei visto magari Bussi. Ma al di là di tutto questo... No, per infoltire più il centrocampo, dicevo che per fare proprio un vero 4-4-2, capito? Cioè io posso, capisco... Bussi continua a fare il 4-3-3. Io, sì, ma cioè, 4-3-3, sì, però sì. In quella maniera lì capisco la mentalità di Osio. Certo, tieni il Monza, che comunque tecnicamente è abbastanza ben dotato, lo tieni un po' più sul chi va là, no? Quindi... deve stare un pelino più sulla difensiva e non deve conquistare campo, perché è vero che il terreno pesante non favorisce i giocatori tecnici, però è anche vero che abbiamo visto Gasbarroni che spesso col pallone l'ha tenuto per parecchi secondi senza che nessuno glielo riuscisse a portare via per far salire la squadra. Beh, cioè, questo è anche fallo, fatto questo, anche fallo. Sì, cioè, sì, sì. Fallo è un po' più dinamico, Gasbarroni un po' più... Al di là di tutto... il dubbio è venuto anche a me e ti ho detto quello che pensavo. Certo. Resta il fatto che è una partita, al di là, come diceva Elio, degli episodi e di tutto il resto, decisioni discutibili o no da parte dell'arbitro, io sono del parere che non abbia influito alla fine. La fine l'abbiamo regalata noi la partita, perché abbiamo concesso due opportunità negli minuti finali. Il rigore che... quanto ti insegnano a non fare come difensore, cioè farti superare, sì, cercare un anticipo che non c'è. Diamo la termante del campo, dai. Era proprio perché il campo è quello, devi rimanere buono buonino dietro all'attaccante, mai cercare di sopravanzarlo. E poi il gol, che è venuto una palla che abbiamo regalato noi, è un accoppiamento molto mal riuscito da parte dei difensori con gli attaccanti, quindi purtroppo chi è causa del suo mal deve soltanto piangere se stesso. Tornando a Cesca, mi piaceva chiedergli, perché giustamente avete sottolineato il suo gran movimento, certo, in questo modulo, in questo tipo di gioco, è vero che oggigiorno gli attaccanti Cesca debbono lavorare per la squadra, quindi non contano il numero dei gol, ma visto che c'è anche un accordo economico, no, sul numero dei gol, questo modulo di gioco che ti porta spesso al di fuori, no? Anche per creare magari spazio agli altri, ti penalizza in qualche maniera, penalizza le tue caratteristiche che secondo me sono più da punta centrale, un po' più di riferimento a centro area? No, nel senso che io negli ultimi anni sono stato abituato così, nel senso che l'ultimo anno che ho giocato 4-3-3 è stato a San Marino, e forse avevamo, non lo so, una squadra diversa. Un po' diversa, eri un po' più fisso davanti, sì, secondo me. Avevamo magari un baricentro più alto, di quei 20 metri più alti, ti permetteva di andare sulle fasce e mettere i cross. Però gli altri anni, per dire, ho giocato magari come seconda punta, anche se la struttura direbbe di no, però l'ho fatto. E comunque creavo gioco, andavo a prendermi i palloni per il campo. Diciamo che sto modulo secondo me è ideale per un giocatore come me con le mie caratteristiche. In questo momento, magari dove siamo leggermente in flessione, stando un po' più bassi, siamo costretti a stare un po' più lontani dalla porta, sia io che Fal, che Herrera, che Radoi, però magari è un momento, sicuramente un momento, magari tra un po' riusciremo magari con un po' più di fiducia a riproporci in avanti. Senti, mi hai visto che le ultime... Sì, prego, per quale... No, l'ho detto, speriamo. Abbiamo bisogno. Sei stato ultimamente ad allenarti con i tuoi nuovi compagni. Ecco, dacci delle indicazioni su come stanno, per esempio, Baldazzi, Brighi e Nicastro. Ma io penso che Brighi potrebbe rientrare già da domenica, ha già fatto qualche partitella con noi, quindi sta abbastanza bene. E Nicastro ha cominciato, io l'ho visto correre sabato con noi, e quindi non so in che tempi, ma penso, certo, non lunghissimi. E Baldazzi ancora no, nel senso, certo, che è ancora un po' dolorante, quindi per lui magari sarà un po' più lunga. Ha buttato via le stampelle? O no? Sì, sicuramente. Sì, importante. Però Nicastro, diciamo, 15 giorni e dovrebbe essere a disposizione. Questo non lo so, perché poi saranno i medici. La responsabilità è loro ed è giusto che se la prendano. Insomma. Assolutamente. Allora, chiamo in causa anche Max Guerra.
Max, anche da te un giudizio sulla partita, soprattutto su questo 4-3-3 improbabile a mio modo di vedere, messo in campo ieri da Osio, ma oh, diciamo col senno di poi è più facile, il nostro lavoro è semplice, no? Diciamo criticoni, ma tra virgolette, perché ripeto, io guai a toccare Osio, però insomma avrei optato per altre scelte. Ma sinceramente anch'io, io sono un po' come, ma penso un po' come Pasquale, mi sarei giocato più Bussi. Infatti quando è entrato Bussi la squadra secondo me ha un po' cambiato faccia, è diventata secondo me molto più pericolosa. Ripeto, a me Herrera piace tanto, però ovviamente con le condizioni ambientali di ieri era veramente difficile per lui stare in piedi. Molto spesso gli servivano dei palloni anche in verticale e molto spesso scivolava proprio perché non riusciva a stare in piedi su quel terreno, quindi io mi sarei giocato anche i tre attaccanti magari, ma l'artiglieria pesante è quella che la definisco così. Bussi ieri mi è piaciuto tantissimo e poi secondo me possono essere compatibili anche con Cesca, secondo me, perché hanno un gioco che è complementare secondo me. Fall ieri è stato incredibile, penso sia stata forse la miglior partita che ho visto di lui quest'anno. Si è dannato l'anima, ha portato non so quanti palloni, ha recuperato, ha coperto. L'unica cosa che non mi è piaciuta molto, purtroppo devo essere sincero, era la nostra fascia sinistra, dove loro fin dai primi minuti hanno iniziato a martellare perché hanno notato che avevamo delle grosse difficoltà a contenerli e il loro esterno ci ha fatto dannare l'anima ed è quello che poi dalle parti di Gasperoni, dice. Esattamente, ed è quello che poi alla fine ci ha punito, perché lì è stato un errore anche, nel senso hanno scalato male e Gasperoni la diagonale non l'ha fatta. Peraltro non gettiamo la croce solo addosso a Gasperoni, non ha mai avuto la copertura. Infatti, di Herrera che retrocedesse a coprirlo. Insomma. Ci stavo arrivando, cioè tutta la catena di sinistra diciamo non ha funzionato, ma anche per ovvi motivi ambientali, a mio parere, al di là di tutto. Quindi loro giustamente hanno insistito tantissimo su quella fascia e da lì sono nati tutti i problemi. Poi, come diceva anche Elio, cioè negli ultimi minuti non si possono commettere quelle ingenuità. Questa purtroppo è una litania che va avanti da un bel po', perché bisogna anche essere sinceri e ammettere che noi problemi difensivi è dall'inizio dell'anno che li abbiamo, non è da oggi. Purtroppo è una squadra che accusa in difesa, delle volte si smarrisce, non so, sembra quasi che spengano la luce per un attimo e non si ritrovano. Ed è purtroppo in quei momenti che invece bisognerebbe stare allerta più di ogni altro momento della partita. Le fasi finali ho notato che in questo campionato sono decisive. Non è una cosa che capita ogni tanto, capita quasi ogni domenica. Quindi bisogna che si inizi a lavorare anche sull'atteggiamento mentale di certi giocatori che hanno la responsabilità, soprattutto in difesa, di stare concentratissimi, perché un errore del difensore più delle volte è gol. Vabbè, insomma, io penso che Osio abbia intuito quali sono i mali e vedrà di porre rimedio nella maniera migliore. Staremo a vedere, il campionato è ancora lungo, offre 12 gare per poter effettuare l'esame finale, cioè quello di riparazione finale per poter ottenere poi la promozione, no? O meglio la categoria professionistica. Però bisognerebbe dare un'occhiata sempre anche contro chi giochi e com'è l'avversario che giochi. Io che non faccio l'allenatore, che faccio tutte altre cose, guardando molto spesso il Monza e guardando anche l'anagrafe di alcuni giocatori del Monza, quelli più importanti, Gasbarroni, Allegretti e qualche altro, 83, 84, 87, 78, loro ne avevano 4 in squadra, ho sempre visto che questi giocatori, Beppe, e qui ritorno sul discorso che facevi tu all'inizio, sono stati sostituiti dal 50esimo, 60esimo in poi, no? Allora io dico, tu vuoi giocare con Herrera al 4-3-3, benissimo, io parto con due, perché noi eravamo molto leggeri a centrocampo, non avevamo proprio la forza lì, loro erano molto più forti che noi. Io me lo tengo in panchina Herrera, poi nel secondo tempo, quando questi sono usciti 1-1, io me lo gioco come carta, se Bussi proprio mi schioppa ho bisogno di un folletto, io lo chiamerei un folletto, che mi, uscendo questi, calando un po' la squadra, allungandosi un po' tutte e due
i 20 in campo, i 22 in campo, mi faccia un po' da folletto, perché noi avevamo già i due perticoni lì davanti, Cesca e Bussi, se partivamo così. Ne toglievamo uno e poi con Herrera ci giocavamo un po' di velocità che non guastava lì in mezzo a tutte quelle, a tutte, anche il capitano Polenghi è un 78 mi sembra, sì. No? Uno veloce, uno rapido, e qui do veramente ragione, sposo in toto la tua teoria, solo che bisognerebbe che chi va a vedere le partite, se c'è qualcuno che ci va a vedere l'avversario, le dicesse queste cose anche a Osio. Ci vorrebbe, credo, uno studio diverso da parte dell'avversario, che secondo me ieri è stato fatto, o se è stato fatto è stato fatto male, perché anche gli inserimenti sui corridoi centrali sono stati sempre curati poco, le famose imbucate, no? Quelle che faceva Ricchiuti a Muslimovic, loro ne hanno fatte parecchie, con una ci hanno fregato. Allora, io prima voglio andare a vedere gli episodi nello specifico, e allora chiedo alla regia di andare ancora con le immagini. Partiamo dal calcio di rigore, il primo calcio di rigore insomma assegnato contro il Rimini, andiamo a vedere la dinamica, se riusciamo a capirne insomma gli effetti di questo. Allora, qua io onestamente è Nigro, no? Che so sull'avversario, io vedo una mano larga da parte di Nigro che si appoggia sulla spalla dell'avversario. Io adesso non so qual è l'entità, però l'arbitro era lì, onestamente io dal vivo non avevo visto questa dinamica, adesso vedendola lì così posso anche dire che il rigore ci poteva stare. Secondo sì, me, non so fare. L'entità, poi il però sì, l'impressione è che con il braccio sinistro lo tiri verso lo tiri il basso. Giù. Lo tiri giù, io voglio sentire anche Alessandro. Io non lo so, io ero lì davanti e sinceramente vedevo Elio davanti e poi come è stata respinta la palla, secondo me il loro centrocampista non andava a calciare. Però andava proprio lì la palla, eh? Sì, però al di là di questo, perché poi ha usato lo stesso metro, perché se poi andiamo a vedere il nostro, è la palla proprio imprendibile del fallo di Zolli. Sai cosa sembra? Stando a quello che poi anche ha detto Nigro in un'intervista, lui dice che l'attaccante si è aggrappato alla sua maglia e l'ha tirato giù, che molto spesso accadono queste cose. Sì. Poi ovviamente l'arbitro non può vedere perché davanti c'è il giocatore. Allora, ecco, se anche fosse la maglia di Nigro non si vede, l'arbitro non la può vedere. Non la può vedere. Al contrario vede bene. Guarda, quel braccio galeotto lungo, forse largo, ragazzi. Largo che ha tratto in... Sì. Cioè, io dico, adesso poi l'ha fatto, non l'ha fatto, non si può crocifiggere un arbitro per questa decisione. No, per questo episodio no. Assolutamente no. Infatti, no, ma nessuno sta accusando l'arbitro. Se magari c'era il giudice di porta, magari vedeva la trattenuta davanti. Sì. No, ma questo episodio, non si può dire nulla. Io, Pasquale, lo stillicidio di punizioni fischiati contro Rimini non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto assolutamente. Sembrava quasi sistematico, no? Ad interrompere l'azione. Cioè, non l'ho capita questa. Il comportamento, a mio modo di vedere, è molto... Molte volte lo stesso tipo di fallo, a parte invertite, non veniva... Non le fischiava, certo. No, ma infatti io ho avuto questa sensazione. Poi adesso l'episodio singolo, voglio dire, qua secondo me ci può stare anche il calcio di rigore. Non è scandaloso. Elio, cosa ne pensi? L'arbitro era lì, dove eravamo in tribuna. Certo. Hai ragione tu, quando allarga la mano può dare l'impressione all'arbitro che poi magari l'altro l'ha tirato giù per la maglia. Sì. Ma lì non si vede purtroppo. Non si vede perché sono di spalle. Ci sta, del resto poi era 1-1, anche noi avevamo avuto il rigore. I fatti più gravi sono altri. Sì, sono quelli che riguardano noi stessi, dici no? Ma sì, io credo che ci sia una parola che si chiama tribuna, dove al 93esimo qualche volta bisogna umilmente cacciare la palla. Così magari portiamo a casa qualche pallone anche noi, portiamo a casa. Sì. No? Infatti ieri molte volte lo spaghetto ma classico. Ma quando non ce la fai, proprio. Non ce la fai. Cioè, controllare la palla con le spalle, con l'avversario che ti arriva alle spalle. Andiamo negli altri episodi intanto. Polenghi due o tre volte, l'ha buttata in fallo. Ecco, questo è il calcio di rigore. La palla... Sì, questo è il netto, però la palla... questo si pareva un elicottero per andare a cercare il pallone. Però lui ha punito il fallo. Però sì, ma giusto. Qua è rigore netto, rigore è ma era Cesca o Bussi? Era Cesca. No, Cesca ti ha fatto un placaggio da rugby. Secondo me non ha visto passare il pallone prima. Sì, fosse ancora di qua. Non si accorge. È inspiegabile. Però, vedi, io vorrei dire una cosa. Alessandro prima ha detto delle cose molto giuste. Il centravanti moderno, dopo
quello che vuoi, però lui quando è in area o è rigore fa paura, o è gol. Sì, sì, cioè è inutile che stiamo a smenarla tanto. Io sono all'antica, la punta là deve stare. Io voglio lì in mezzo, perché se non fa gol lo trova il crea modo. Crea dei pericoli comunque. Sì, sì, solo il nome, hai capito? Sì. Ma guarda, credo che la caratteristica che forse mancava all'attacco del Rimini era proprio lui, nel senso, un giocatore che riesce a tenere palla con le spalle alla porta, sì, fa salire il campo, certo, e smistare sulle fasce per poi continuare l'azione, andare anche in area a prendere. Tu dici no, una cosa giusta. Scusa, posso fare tipo Llorente, scusate, per girare il coltello nella, sì, piaga. Scusate, vorrei fare i complimenti a Fallo, però volevo fare perché no, è tutto merito suo, ha fatto un cross bellissimo. Fallo, complimenti a me. Sì, un fallo mirato sulla testa. Un cross sulla testa di Alessandro, di Cesca, no. Comunque, ammetto che era qua la scorsa settimana, siamo divertiti, ha riso e ha detto se faccio gol anche domenica vengo sempre. Però ha fatto gol. Adesso voglio attizzare la polemica. Sì, dai. Falla ha dichiarato che è lui il rigorista della squadra, i rigori li tiro io. No, non ha detto così, il rigorista ufficiale ha detto era Cesca. Adesso io ho chiesto, ha capito il mio momento, l'ha detto proprio così, abbiamo la registrazione per squadra, ha capito il mio momento che avevo fatto l'autorete e mi ha voluto far tirare il rigore. Questo ha detto Ahmed, poi Ahmed dice, beh, io se li tiro non sbaglio. Cesca può sempre farsiare 500 euro per ogni rigore che fa tirare a fallo, poi insomma. E lo deve fare. Siamo a buon punto, dai. No, va bene. Allora, poi c'è un altro episodio, cioè andiamo a vedere il rigore, se si può, Urbano, che ha concesso Brighi, perché il fallo inizia fuori, mi sa che però sì, però è la prosecuzione del fallo, se si concretizza dentro, se si conclude, riusciamo ad andare ancora più lentamente, ecco, vai adesso, no, magari prima, immagina, fotogrammi, già ha sbagliato l'intervento prima, sì, qua sbaglia l'intervento, no, è rigore, è dentro l'aria, è dentro la lunetta, dentro la lunetta, dentro l'aria, no non è dentro la lunetta, è in aria proprio, sì, ed è un metro dentro la lunetta, sì, però il pallone, guardate il pallone, eccolo lì. Sì, no, il rigore, lì lo stende, è rigore questo, sì, non c'è niente da fare. E l'espulsione mi sembra un po' esagerata, no? No. È ultimo uomo, secondo voi? No, è chiara occasione da gol. Però è chiara occasione da gol. È chiara occasione da gol, non è sì, non c'è la regola, è chiara occasione da gol. No, io un'altra cosa, con tutto il bene che voglio a Brighi. Diciamo che un difensore, dopo quell'azione, perché si protesta innocente, con che faccia? Però posso dire una cosa, io domenica scorsa con Sant'Arcangelo in casa, ti ricordi che in tribuna abbiamo avuto una disputa io e lui, su un fallo che è stato fatto sul nostro giocatore però era subito fuori dopo la metà campo, e quindi non era una chiara occasione da gol, perché deve arrivare, perché dicevi che non c'era chiara occasione da gol, ma se il giocatore del Sant'Arcangelo era a 30 metri sulla fascia, l'altro più vicino. Sì, in ma linea. Cioè io sono d'accordo con te che sono regole bastarde queste qui, perché l'arbitro deve interpretare, c'è, non c'è, come il fuorigioco. Però il regolamento è quello. Qui il giocatore del Rimini, il secondo giocatore del Rimini è vicino. Sì, però a Brighi, però non è è dentro l'area già. Invece sì, l'altra volta Sant'Arcangelo era a metà. Ci poteva stare l'ammunizione allora. No, non ho capito qui, cioè che qua poi ti lascio finire il tuo concetto su questo rigore. Però Alessandro, mi è sembrato, ed ecco un'altra pecca dell'arbitro, ecco perché dico stillicidi, sul calcio di rigore concesso a Rimini non è stato nemmeno ammonito il giocatore che ha fatto il fallo su lui. Quindi voglio dire, no, perché? No, l'ho ammonito. No, assolutamente no. Siamo sicuri? Sicurissimo, Pasquale. Sicurissimo. Secondo me stato, ha tirato fuori il cartellino giallo. Non lo so. Ti posso garantire. Però. No, ma guarda, chi era il giocatore che ti ha fatto il fallo da rigore? Boh, penso Zullo, credo. Zullo era appena entrato. Dopo, guarda, abbiamo i giornali qua, dopo andiamo a vedere anche sui giornali, perché ci abbiamo le immagini, Urbano. Intanto ti chiedo su quell'espulsione. Ma Alessandro, io penso che la dinamica porti a dare comunque il rigore e l'espulsione, perché comunque c'è l'attaccante davanti e quindi le chiara occasione da gol, e poi con gli arbitri non sai mai come prenderli e come e quello che possono fare. Io ho visto, adesso divagando un attimino, il rigore fischiato domenica scorsa Atalanta Torino, e lì ti rendi sì, conto sì, assolutamente, che quest'anno è il loro anno e stanno facendo di tutto e di più. È vero, ma poi poi i regolamenti sono strani. Allarghiamo la parentesi, Buffon rigore, giusto, e espulsione. Lo stesso domenica, altri due interventi tre. Così, tre, nessuno espulso.
Rigore sì, ma cioè non si può lasciare. Il problema è che il calcio è lo sport più bello del mondo ed è anche il più semplice. In Italia, per complicarlo, ci abbiamo messo del nostro, no? Sì, no. E in Europa un il po' meno. Il regolamento non è un regolamento, non è tale. Il regolamento non è tale, ma è interpretativo. È assurdo. Allora il fatto di interpretare. Ecco qua, vediamo, guardiamo. Vi interrompo. Guardate, calcio di rigore senza ammonizione, Pasquale. Guardate, senza ammonizione. No, scusa, avevo interpretato male. Invece... No, senza ammonizione, assolutamente. Questo, ecco, è inspiegabile. Questo è inspiegabile, no? Cioè, voglio dire, come? La espulsione prima, quando ha fatto l'altro rigore, cioè ammonito. Non capisco queste differenze. Ecco perché dico, mi è sembrato prevenuto, non lo so, io mi auguro di no. Però, insomma, è stato uno stillicidio sempre a favore, tra virgolette, del Monza. Ripeto, non sono stati episodi, però hanno, cioè, lasciano di che pensare. E questo è motivo anche, secondo me, che anche la società dovrebbe farsi un attimo sentire. Magari non fare come è stato fatto in passato da qualcuno che... non voglio menzionare, se no mi si accusa che vado a sbattere sempre lì dove il dente duole, e quindi qualcuno che si presentò un po' spacchiosamente ci costò caro, insomma, vabbè, quelli erano altri tempi. Ma adesso con il nuovo mi auguro che non si cada più in errori banali di questo genere. Io direi che con molta tranquillità bisognerebbe, insomma, far presente che gli ultimi arbitraggi, ripeto, a parte Monreale di Roma, sono stati veramente disastrosi, e chissà perché tutti contro il Rimini, poi soprattutto in casa, non so, forse si divertono, non ho capito, sono un po' masochisti perché la gente poi li riempie di improperi piuttosto pesanti. Ah, che dopo la gente poi si fa delle strane verità. Sì, no, sì, esatto. Come è ricorrente la cosa, sì. Ci vuole poco a pensare male, voglio, in questi casi. Sì, però non diamo un falso alibi alla squadra. No, la squadra si crea dei grossi problemi da sola. Questa è ragione, Pasquale, questa è ragione. Io sto dicendo allora, che sono cose pericolose perché poi la gente comincia a pensarci. Ecco, vogliamo vedere adesso invece l'episodio che ha decretato l'espulsione di Alessandro, così ce lo commenta lui stesso, vediamo qual è la dinamica. Io prometto che non l'ho visto, il fallo che... Più indietro. No, è qua, eccolo, questo, ah, sì, è questo qua. Vediamo se riusciamo a tenere le immagini ferme, purtroppo sono fotogrammi, eccolo qua. Beh, qua non si capisce nulla, onestamente. Diciamo che lui ha le braccia più alte di sì, Massimo, più alte delle tue, sì. Salta anche più salta, alto. Colpisce il pallone di testa, non vedo dove c'è questa gomitata. Ma io quando ho fischiato pensavo avesse fischiato fallo a favore. Ma effettivamente qua, ragazzi, ma cioè io questo c'ha le poi non si lamenta nemmeno, voglio dire. No. Non si lamenta nemmeno, è stato, ecco, anche questo è un episodio che mi lascia dubbioso, perché incredibile, questo è uno scontro aereo normalissimo. Io capisco, io decreto un'espulsione in questi casi quando è violento, quasi da giovane, a meno che vai proprio intenzionalmente ad allargargli il gomito per dare una gomitata all'avversario. Ma qua stanno saltando tutti e due, cioè è impossibile dare il rosso. Ma se proprio essere pignolo, massimo il giallo, ma dare il rosso qua, che poi rischia, scusami Alessandro, rischi di prendere anche due giornate. A seconda di quello che può scrivere, anche tre forse, no? No, massimo tre. Per gioco penso, violento, no, tre, penso che no, lì c'è la palla di mezzo. Sì. Adesso non so quello che può aver scritto, certo, però certo. Diciamo che se l'avessi preso, probabilmente sarebbe venuto fuori con me lui. Sì, anche perché con quella velocità, insomma, no, ma io non so cosa ha visto, però. Gli hai detto qualcosa? No, assolutamente no, anche perché visto il personaggio era meglio non parlare e andare via. Quindi. Non lo so. Come l'hai interpretato questo arbitraggio? È lo stesso soggetto, insomma, ti è sembrato un po', che ne so? Non so, purtroppo allora l'arbitro in Italia si arrabbia se tu protesti alzando le braccia, però puoi menare come un fabbro tutta la partita e non ti dice niente. Hanno un po' un carattere strano, hanno un po' un'idea strana di arbitraggio queste persone. Se tu fai un fallo, protesti, alzi il braccio, magari ti ammoniscono o ti buttano fuori. Se, che ne so, rompi una gamba a uno, rischi comunque di rimanere in campo. È un po' così il calcio in Italia. Non lo so, poi non ci puoi parlare. Perché, ecco, il dialogo è concesso. No. Io dall'esperienza che ho è meglio non parlarci e ignorarli. È meglio così.
che altrimenti poi magari travisano un attimino. Ti sembrano protagonisti, vogliono, hanno mania di protagonismo, magari c'è l'eccezione che ma per diciamo una che regola che... Da quando sono arrivato io abbiamo giocato a Bra, ho preso una munizione al 91esimo fuori la domenica dopo, è arrivato Tommy una sì, munizione al 91esimo esatto, fuori la domenica dopo, questa settimana Nigro, siamo Nigro, fuori io, Nigro, Gasperoni, Rosini, sì, tutti squalificati, non lo so, o è la sfortuna ha voluto che siamo arrivati a un certo punto della stagione tutti in diffida e quindi prima o poi capita, o non lo so, io non sto a, non sono né scaramantico né guardo certo, queste cose. Ti viene da pensare, però è meglio non pensarci, è meglio concentrarsi sul campo, che facciamo meglio, insomma. No, mi dispiace, io ho tanti amici negli arbitri e onestamente, boh, io parlando con loro mi dicono no, ma guarda, non c'è mai prevenzione verso nessuno. Io per esempio, poi Osio non può dire più mezza parola, perché ricordiamo anche Osio, perché anche ieri Osio dopo 10 minuti il guardaline lo ha ripreso e ha detto ti mando fuori, ne parlavamo con Max, eravamo vicino all'altro, e allora Osio da quel momento si è messo in un angolino, non ha più detto una mezza parola. Poi tra l'altro voglio dire, adesso dal prossimo, Elio, dai prossimi top 11, quando avremo la premiazione all'arbitro, perché siamo forse l'unica organizzazione che premia un arbitro, devo dire, dobbiamo mettere una clausola. Tu sei, ti premiamo, a parte che lo premiano gli allenatori della Serie B, quindi non siamo noi però direttamente, però insomma l'intervistina quest'anno gliela voglio fare a un arbitro, perché mi piacerebbe chiederle tante cose, il perché di certi comportamenti, di certi atteggiamenti, il perché tante volte interpretano il regolamento invece di applicarlo. Mi sì, piacerebbe sapere. Questi sono gli effetti disastrosi di 10-15 anni di polemiche gonfiate ad arte, sì, dai giornali, dalla televisione, da alcuni presidenti. Perché sempre noi? Perché questo discorso delle ammonizioni, sì, è un discorso che ha portato la Juventus in Serie B, se vi ricordate bene. Quindi, no, la Juventus sì, è sì, andata no, in Serie che, B per altri motivi, no, la Juventus perché è andata in Serie B perché teorema, è stato curato che Moggi comprava le partite, punto. C'era il teorema degli arbitri che ammonivano per che far squalificare, cioè è una storia vecchissima. Certo. Il problema è un altro, cioè da quando c'è Collina le cose sono peggiorate in maniera incredibile. Il problema Collina non c'è più qua, no. Da quando è andato Collina a decidere Collina è Russia adesso, è quello che ha fatto più danni di tutti. Che l'ultimo anno il problema è, basterebbe che ci fosse l'obbligo per gli arbitri di essere intervistati a fine partita. Esatto. Sì, sì, mi piacerebbe. Anziché infatti, quel silenzio spocchioso che uno dice, poi si rende conto, ho sbagliato, non posso parlare, chi se ne frega. Tu lo devi mettere lì, allora rispondi alle domande e spiega il perché di certe scelte. Cambierebbero tantissime cose. La famosa arroganza a cui si riferisce Moratti. A cui si riferisce? Moratti. Dopo che, gli ha fatto i passaporti per i figli. La famosa arroganza. Ma sto buono. Dai, non parlare Max, sennò vai a sbattere. Perché anche voi avete gli scheletri negli armadi che non avete sono stati tirati di quelle telefonate nascoste voi. Che... Guarda, io devo dire, in questo momento, poi chiudiamo la parentesi Serie A, in questo momento devo dire che non c'è squadra lì fuori della Juventus, la più forte squadra che c'è in Italia, senza ombra di dubbio, è una delle più forti in Europa. Io permettete, vorrei riportare... No, no, ma infatti ho detto chiudiamo subito la parentesi. Posso dire una certo, cosa? Guardate i risultati. Torniamo, no? Torniamo. Io dico, qui, se vogliamo fare dell'aria fritta, la facciamo, però leggo... Mantova Bra 4-1 ad esempio, no? Sì. Bra non sarà una gran squadra, però vedo anche che so 2-0 del Forlì, Alessandria Real Vicenza, il Forlì al Bassano. Allora, se tu li metti lì, gli dai due gol, poi l'arbitro può fare quel cazzo che vuole, scusate il termine. No, no, ma ho capito. Te devi essere più forte dell'arbitro. Noi abbiamo vinto dei campionati tra C2 e C1 con accordi tra C1 e B, dove potevamo avere anche un arbitro che ci lasciava in 7. Elio. No. Allora, se c'è la squadra, se c'è la forza, se non sei preoccupato, se sei spensierato, hai voglia di avere arbitro. Noi abbiamo fatto 10 domeniche in questo campionato dove eravamo veramente spensierati.
spensierati, dove facevamo gol con una facilità estrema. Oggi, se facciamo gol con una facilità estrema, abbiamo la stessa facilità nel farcelo recuperare quel gol, no? Dice bene Cesca, dice, sarà, che ne so, una congiunzione astrale negativa, però siamo arrivati con un carico di infortunati che è bestiale. Siamo arrivati con una sfiga addosso che neanche a Sarsina con 300 collari ce la toglieremmo di dosso, sta sfiga, perché arriva Radoi, gioca mezz'ora, fa gol, esce, missing. Arriva Cesca, avrà, lo ammoniscono al 90, al 102esimo, la domenica dopo non gioca. Cioè c'è una congiunzione astrale negativa, e non voglio parlare di tarocchi, di maghi, eccetera, parlo solo di sfiga in questo momento, che non ci aiuta, no? E non riusciamo mai a mettere a posto un risultato come si dovrebbe, vale a dire Rimini, Bassano, primo tempo 2-0. Non hai voglia di avere l'arbitro a metterti a urlare in tribuna, a dire ma questo... Cioè tu li metti lì 2-0 come ha fatto la Juve ieri sera con l'Inter, che gli ha dato 3 gol in mezz'ora, fine delle trasmissioni. Cioè non ci dobbiamo dopo a lunedì fare 40 minuti di trasmissione pensando al rigore, pensando... Noi dobbiamo pensare solamente a tornare ad essere quelli che eravamo inizio. Beh, però Elio non si può nascondere nemmeno la verità. Sì, ma voglio dire, no, intanto... Ma scusami, qui non è questione di nascondere o non nascondere la verità. Qui è questione di essere forti e di giocare come giocavamo a inizio campionato, fare punti, perché se noi cominciamo ad attaccarci all'arbitro, eccetera, poverini. Questa trasmissione non si attacca mai all'arbitro, questione, Elio. Ma, però adesso sta diventando, ripeto, sì, una moda. Tendenza. Allora, l'arbitro che verrà tra 10 giorni dirà: a Rimini sono dei rompicoglioni, fanno due palle così a noi arbitri, andiamo lì e danneggiamoli. Ma questo è normale. A Rimini c'è un allenatore che sta sulle balle agli arbitri, che è Osio. Bene. Allora vedi che succede. Allora c'è non facciamolo succedere. Ma come fai a non farlo succedere? Allora, per non farlo succedere, devi dargli 4 gol, ma non hai la forza per poter dare 4 gol a tutti. È un campionato talmente equilibrato, Elio. Il Brabo vincere con il Bassano, con lo stesso Brabo. Ha vinto il Folli che dietro di Sì, ho capito. Si va per dire. Sì, Castiglione vince 2-1 a Ferrara, è un mese che io sento la gente inviperita contro gli arbitri, è un mese che io sento tutti incazzati contro gli arbitri. Ma ragazzi, ma vi siete accorti che ieri c'erano 5 difensori su un portatore di palla, di là dall'altra parte del campo non c'era nessuno? Ma no, ma al di là di questo è scontato, Elio, l'abbiamo già detto che Rimini ha sbagliato in queste frangenti. È colpa dell'arbitro? Non sto dicendo questo, si sta facendo un'analisi assolutamente serena, dicendo anche che l'arbitro premesso che l'arbitro non è stato influente sul risultato, ma sicuramente è stato un po' parziale sotto la punizione, la stessa espulsione, meticoloso nell'ammonizione proprio mirata forse su Nico, non lo so, mi ha dato questa sensazione, ma non è un alibi verso la squadra, visto che l'abbiamo condannata nel reparto difensivo, che ha fatto 2-3. No, non è condannata. Ma no, condannata tra virgolette, perché qua non è che stiamo facendo processi a qualcuno. Certo. È vero, però c'è anche da dire che noi abbiamo finito la partita e perso la partita con una sostituzione ancora da fare. Sì, lo so, vabbè, questo... Allora, se le sfighe ce le tiriamo addosso da soli, non è che poi dobbiamo piangere. Perché... Adesso, ho capito, vabbè, adesso non è che una sostituzione non fatta possa aver influito sul risultato. Su quel campo lì? Siamo sulla strada. Su quel campo lì intanto ti copri. Siamo sulla strada, parliamo sulle cose concrete. Secondo me, insomma, qua stiamo aggrappandoci un pochettino sugli specchi. No, gli specchi. Cerchiamo... Le cose concrete sono che la difesa ha regalato questo l'abbiamo detto, e un rigore. Ma no, quindi no, in difesa la squadra dei grossi ma problemi. Scusami, ma però non puoi dire che per via di una sostituzione si è persa la partita. Io non credo che abbiamo messi in campo... tutto collabora. Non abbiamo il Messi della situazione che può risolvere la partita a 5 minuti alla fine, a 10 minuti alla fine. Tutto rispetto di chi c'è in panchina. No, io non volevo risolvere la partita, volevo portare a casa il pareggio. Ah sì, ho capito. E allora ti copro. L'abbiamo detto su un anche, terreno così abbiamo detto questo, quindi l'analisi insomma mi pare che sia stata piuttosto obiettiva. Poi se c'è da fare qualcosa da dire qualcosa sull'abito si dice, ma serenamente così, ripeto, credo che molto tranquillamente si possa soltanto dire, riassumendo, che la squadra adesso subisce molto più facilmente di prima e realizza con molto più fatica rispetto a prima.
Beh, adesso non prendiamo in considerazione la partita di ieri, perché ripeto, io devo dare l'attenuante, non me ne voglia nessuno, del campo. Io sono convinto che se il campo ieri fosse stato asciutto, sarebbe stata tutt'altra musica. Lo penso Può anch'io, darsi che Alberto, Rimini avrebbe preso però poi. il campo è così, purtroppo. Ho capito, però voglio dire, non è che dobbiamo dire che prima Rimini era fortissimo, adesso sono diventati dei brotti. No, Anzi, assolutamente. secondo me adesso con i nuovi arrivi, Rimini dovrebbe essere più forte, questa è una logica. Io ho sempre detto che con i nuovi arrivi, sicuramente è una squadra che potrebbe tranquillamente arrivare nelle prime tre o quattro posizioni, tranquillamente. Ovviamente adesso con un gap Ci vuole anche un pizzico di fortuna, io devo interrompere, se no qua ce ne andiamo tutto il tempo a disposizione dobbiamo mandare anche le interviste e poi dobbiamo leggere un sacco di messaggi che ci sono arrivati, quindi direi alla regia, andiamo a sentire i due allenatori del dopogara. Allora, Marco Osio, una sconfitta, insomma, che brucia davvero, c'è stato anche il sorpasso del Monza, adesso Rimini sarebbe fuori dai giochi che contano. Sì, la sconfitta lo sapevamo che ormai da qui alla fine sono tutte finali, sono tutte partite troppo importanti e quindi è successo quello che nessuno se l'aspettava. Peccato perché penso che sia stata una partita molto equilibrata, su un campo quasi impraticabile e al di là di tutto forse il pareggio era il risultato più giusto. Le squadre che hanno giocato a viso aperto hanno su un campo del genere messo veramente tutto in campo e quindi dispiace perché un errore è costata la partita. Senti Marco, però dobbiamo dire ad onore del vero che in difesa oggi c'è stato qualcosa di clamoroso, errori davvero a non finire, soprattutto nel finale. Non mi sembra, anche perché loro nel secondo tempo penso che non abbiano mai tirato in porta. E il campo naturalmente sia da una parte che dall'altra era difficile calcolare la traiettoria della palla, difficile controllarla, quindi era impraticabile. Non mi sembra che ci siano stati grossi errori. L'errore fondamentale, quello che ha costato la partita al 90esimo su questa rimessa laterale, eravamo in tre sul pallone, c'è stato l'errore. Naturalmente Aia ha toccato questa palla che ha messo in porta, naturalmente dopo c'è stato anche un altro passaggio, però ha fatto sì che loro ripartissero e niente, è successo. Però tutto sommato la squadra ha fatto il proprio dovere, ha fatto tutto per poter vincere questa partita e, come ripeto, un errore clamoroso ci è costato la sconfitta. Ma guardando un po' le occasioni, insomma, anche Rimini ne ha avute anche importanti, quindi il pari forse sarebbe stato il risultato più giusto. Quindi insomma è vero che ai punti non si vince. Noi quest'anno abbiamo perso delle partite in modo veramente rocambolesco, più che mai abbiamo subito gol alla fine in rimonta con degli eurogol, quindi almeno un po', una volta ogni tanto, io non parlo mai di fortuna e sfortuna, ma oggi la buona sorte è stata dalla nostra parte. Mister, è un po' il ritornello anche dell'andata, no? Perché l'andata di Rimini vinceva 2-1 92esimo e avete fatto il gol del pari. Oggi invece vi siete presi 3 punti. Sì, io quello che veramente mi è piaciuto oggi nella mia squadra è che su un campo difficile, entrambe le squadre facevano fatica, però noi almeno il primo tempo volevamo giocare come siamo capaci, ho dei giocatori di qualità come Gasbarroni, Sinigalia, Allegretti, De Cenco e hanno cercato anche in un campo infame, tra virgolette, di giocare a calcio. Siamo andati il primo tempo, forse non so se meritatamente o meritatamente sull'1-0, e invece il secondo tempo ci siamo abbassati un pochino, ho giocato a 5 dietro perché ho visto che già mettevano Bussi e quindi ho messo Zullo. A caso folle proprio lui ha procurato il rigore, quindi mi dispiaceva per lui, ma anche per la mia scelta, perché mi devo prendere le responsabilità. Però dopo, dalla parte opposta, penso che ho tolto tre attaccanti e ne ho messi altri due freschi. La fortuna di avere una rosa ampia, grazie a questo mercato estivo, è arrivato anche scusate, invernale, è arrivato De Cenco, ci ha dato una grossa mano, quindi le alternative ce le ho e le devo sfruttare al massimo, anche cambiando sistema di gioco in corso. Mister, sempre devo dire che voi non parlate, voi allenatori non parlate mai dell'arbitraggio. Oggi ci è sembrato un po' parziale, o no? Per noi? No,
Io credo che i due rigori erano più che netti, sono stati abbastanza evidenti, forse il rigore anche loro, e quindi diciamo che nei momenti clou, che sono soprattutto i rigori, credo che li abbia azzeccati tutti e tre. Per quanto riguarda poi la gestione della gara, forse sicuramente non era semplice, con un campo scivoloso, con un campo dove anche le decisioni potevano non essere così facili, però comunque detto questo non ha inciso nella vittoria per noi, ecco. Allora, nel dopopartita abbiamo anche ascoltato due dei nuovi arrivati, vale a dire Nigro e Deggeri, sono giocatori che hanno dato un grande contributo. Ecco, prima li andiamo a sentire, poi vorrei sentire il parere anche dei colleghi su quanto hanno dato ieri in campo. Deggeri mi ha stupito davvero, perché lui e Pavia ha giocato molto poco. Ieri su un campo del genere mi aspettavo, insomma, la partitella così, invece ha giocato una grande partita di quantità e di qualità, insieme anche al compagno Nicolo, anche lui proveniente dal Pavia. Man mano che giocheranno poi avremo modo di conoscerli meglio, verranno in trasmissione anche da noi, quindi li conosceremo sicuramente in tutto il loro aspetto. Adesso andiamo a sentire cosa ci hanno detto al termine della gara. Meglio, direi tre punti buttati, come la mettiamo questo risultato? Ma purtroppo siamo qui a commentare, penso, una partita un po' strana, diciamo, su un campo molto molto pesante, molto brutto. Vabbè, questo da entrambe le squadre è così. Penso che si sia visto dalle immagini, una partita condizionata dai rigori, dalle ammonizioni, dalle decisioni dell'arbitro, che non dico ci ha penalizzato un po', però sembra che nell'ultimo periodo queste cose ci vanno un po' contro, non so se è un po' di mala sorte o un po' di sfortuna. Non ci dobbiamo sicuramente aggrappare a queste cose, però anche domenica scorsa abbiamo preso un rigore che, diciamo, era quasi inconcepibile, era quasi, sembrava nemmeno un fallo. Oggi il secondo, vabbè che poi l'ha sbagliato, però comunque condiziona una partita, l'espulsione ci condiziona, perché quello è partito fuori area, il fallo, poi si è portato fine in area, va bene. Detto, purtroppo gli episodi ci hanno condannato anche oggi, come detto e ripeto, non ci dobbiamo aggrappare a queste cose, mancano 12 partite. La classifica è corta, bastano due partite per tornare lassù, e sicuramente questo dovrà essere il nostro obiettivo, con penso ancora più rabbia in corpo adesso, perché l'unica cosa che ci può restare di questa partita è la rabbia. Ecco, tu sei stato ammonito, quindi non ci sarai domenica prossima, così come Brighi, mi pare, insomma, che sia proprio una cosa mirata, casualmente è capitato a Giovanni domenica, tu mi intendo, è capitato a te Brighi oggi, insomma, rimini sempre falcidiato da queste. Espulsione di Cesca, cioè non si capisce cosa ha fischiato, espulsione diretta così, palla in aria, sono venuti a contatto, ma non si è capito bene cosa era, che fallo era, cioè è data un'espulsione diretta, un'espulsione l'ha data sul rigore, è fischiato due rigori, non dico fa il protagonista, però dico è una partita già su un campo duro da affrontare, poi ti ci metti anche questi episodi che semmai ti condizionano un po', le espulsioni ti condizionano molto, quindi ci avrai molto, come detto, da recriminare, però non ci dobbiamo purtroppo aggrappare a queste cose, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo essere uniti, dobbiamo pensare a recuperare qualche infortunato che ci può dare sicuramente una mano. Le squalifiche purtroppo arrivano nel calcio, come arrivano i risultati negativi, arrivano quelli positivi, dobbiamo pensare a cambiare questo trend che purtroppo, come ho detto, un po' di mala sorte ci sta remando contro. Abbiamo messo tutti uniti, come detto, vincere due partite, una partita ti rimette di nuovo lì con un po' di tranquillità, ed è lunga ancora perché mancano 12 partite, e come visto qua fai una partita sei quarto, fai una partita sei dodicesimo, decimo, quindi non ti devi né montare la testa né meno devi abbatterti, perché poi non ne vieni più fuori, penso. L'ultima cosa, il gol, il secondo gol che vi ha penalizzato, come è nato? Ma questa è stata una rimessa laterale, la palla è schizzata a terra, non so, c'è stato un rimpallo, questo si è trovato la palla nei piedi, è stato bravo ad allargare il gioco per quello là. La palla di solito si fermava con questo tempo, l'hai schizzata e è andata sul piede, cioè non detto, è difficile anche da commentare purtroppo, perché c'è una rabbia dentro che
penso ci vorrà tutta la settimana fino alla partita di Bellaria per smaltirla, i miei amici la possono smaltire, e dobbiamo cambiare questo trend negativo che ci sta accompagnando un po'. Penso ne possiamo uscire fuori tranquillamente con l'aiuto di tutti. Lorenzo De Geri, oggi una gran bella partita da parte tua, come del resto un po' anche da tutta la squadra, insomma, a parte qualche liscio, qualche difficoltà in difesa da parte di qualcuno, ma questo è un dettaglio, insomma, una sconfitta che pesa per la classifica, ma anche per voi, perché tutto sommato, insomma, avete giocato abbastanza bene. A noi pesa soprattutto per la classifica e per l'obiettivo che dobbiamo andare a raggiungere. Secondo me non abbiamo assolutamente demeritato e non meritavamo di perdere, però su questo campo e in queste condizioni spesso e volentieri sono gli episodi a far da padrone, e come effettivamente è stato, abbiamo commesso qualche ingenuità e sono stati bravi loro a sfruttarle e a punirci. Senti, questa sconfitta, insomma, non vi fa calare sotto l'aspetto del morale la concentrazione per ottenere l'obiettivo? No, la concentrazione deve essere ancora più alta, non possiamo permetterci ulteriori passi falsi, non possiamo mollare, perché la salvezza non è tutt'altro che raggiunta, e anzi adesso, se non mi sbaglio, con la classifica siamo decimi, quindi dobbiamo tirarci sulle maniche, lavorare e arrivare, cercare di arrivare nelle prime otto. Ecco, la tua sensazione, il tuo primo impatto con questa nuova realtà, con il Rimini, il mister ti ha dato subito fiducia e tu l'hai ripagata con una prova importante. Le mie prime impressioni sono di una squadra comunque compatta, di un gruppo solido che sa quello che vuole e sa come impostare le partite. Questo campo non aiutava le nostre caratteristiche e la nostra filosofia di gioco. E purtroppo era un campo dove bisognava battagliare, però siamo stati bravi ad adattarci alle condizioni climatiche, e purtroppo è andata così. Bisogna riprendersi il mal tolto già da domenica. Esattamente, bisogna cominciare a pensare di vincere col Bellaria già da martedì, quando ritorniamo a allenarci. Allora, queste erano le interviste del dopogara. Io prima ho detto un lapsus freudiano di De Geri, di Nigro, che giocava nel Pavia. No, non è così, Nigro, dobbiamo dare a Cesare quel che dice, era ad Ischia, quindi ecco. Allora, intanto vi do un aggiornamento per quello che riguarda il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. È in vantaggio la Sampdoria per 1-0, pensate, ha fatto gol il nuovo arrivato Maxi Lopez, quindi 1-0 alla fine del primo tempo. C'è ancora tempo per recuperare da parte dei Grifoni. Adesso allora cambiamo decisamente argomento, se i colleghi non hanno nulla da obiettare. Anzi, prima però ti do la parola, quindi cara signorina, andiamo a leggere i messaggi che arrivano anche per Francesco e per Alessandro. Allora, due domande a Cesca. La prima: non è perché hai conosciuto la tua donna Rimini che hai detto di aver sempre ammirato il Rimini, la città? B: a San Marino giocavi con un signor calciatore alle spalle, Gigi Grassi. A Rimini con il trequartista dietro, faresti ancora meglio? Ma allora, la prima domanda è: sì, ho conosciuto mia moglie a Rimini, però mia moglie è pugliese, quindi è stata una coincidenza e niente. San Marino. Dove vivi adesso? Scusa la curiosità, Cesena. A Rimini. Ah, rivivi a Rimini. Sì. E a San Marino c'era sì Gigi Grassi, che siamo anche amici, però lui giocava nel 4-3-3 di Evani, giocava davanti alla difesa, quindi era molto dietro. Quindi non mi ha dato una mano. E c'era Poletti a sinistra, Poletti. E c'era Furlan del Bassano a destra. Però secondo me è un discorso di fiducia, nel senso che questo campionato il Rimini la prima parte del campionato l'ha interpretato in una maniera, poi man mano che il traguardo si avvicina ti viene un pochino il braccino e quindi tendi un attimino non a giocare spensierato, ma un attimino a tirarti indietro, e ci può stare questo. Vediamo il Sant'Arcangelo, che non vince da 5 partite. Infatti, diciamo che Sant'Arcangelo ha fatto quei punti in più che gli permettono di fare 17 pareggi, se vuole, certo, in questo momento. Bravo.
E noi niente, è una bisogna solo recuperare un po' di fiducia e andare avanti. Domenica ci sono degli scontri che magari ti permettono di ritornare dentro, perché fra Spalla Alessandria e Bassano Mantova tu vinci a Bellaria e li hai presi o addirittura scavalcati. Certo. Quindi, insomma, e poi hai Alessandria la domenica e dopo, poi Alessandria, Alessandria. Io credo anche, poi chiudiamo, prego, che sia venuta meno qualche certezza al momento che si è fatto male Nicastro e si è fatto male Baldazzi. Beh, ma anche hanno perso le ultime partite con Nicastro e Baldazzi, sì, c'era sì, un po' di dubbio. Però secondo me hanno perso poi e hanno perso Pasquale, permettimi. No? C'è un giocatore in questo Rimini che manca ed è fondamentale, perché è l'unico che non corre verso la porta ma taglia il campo in orizzontale e riesce ad essere una plusvalenza positiva per il Rimini. Si chiama Brighi, no? Quello che abbiamo visto fare il sì, fanno. Sì. Allora, l'altro, no? Il fratello. Quello non è che ti corre così, da no? Più sicurezza in orizzontale. Dietro, perciò chiunque passa di lì prende una legnata, o gli porta via la palla, o gli dà una legnata e si riparte. Ecco, quel giocatore lì non è mai stato sostituito. Ah, lo so. Il giocatore con più minutaggio è Rosini, vi dico, il giocatore che più ha giocato a partite con i Rimini. No, parliamo di centrocampisti. Parliamo di centrocampisti, no? Quel lavoro lì dovrebbe farlo De Geri, perché a me piace molto anche come recupera palla. È uno che... Te l'ho spiegato, tu che sei un giovane allievo mio, te l'ho spiegato prima mentre eravamo in pubblicità. De Geri l'ho lanciato io, De Geri, adesso non ti prendere. No, allievo, scherzavo. De Geri, De Geri è un bravo giocatore, ha un solo difetto, no? Essere della primavera dell'Inter, no? Però su questo nonostante quello è bravo, nonostante quello è molto bravo, poverino, ha una grossa capacità di vedere il campo. Ieri ha dimostrato che in mezzo a quella pioggia, tutto sporco, coi suoi, forse perché ha gli occhi da orientale, da cinese, da samurai, vede bene il campo, no? Vede, sa prima cosa deve fare. Ed è difficile in quarta serie trovare un giocatore che sa prima cosa deve fare. Esattamente. Dai, legge ancora un paio di messaggi. Allora, Mario dice: grande Cesca, anche ieri nonostante tutto gran bella prestazione. Ancora poi ce n'è un altro lì. Domenica Cesca, cosa dice? Domenica Cesca ha fatto una grande prestazione. Secondo domenica rigore... dopo, domenica dopo, perché domenica non c'è Cesca. No, domenica ieri ha fatto. Ieri. Secondo rigore preso su due partite, un assist perfetto per Fale che non ha impattato per un soffio. Lanci precisissimi a tagliare il campo, grande giocatore e grande acquisto. Peccato che probabilmente sarà fuori per due giornate. Non sono sicuro che abbia allargato così tanto i gomiti o almeno l'ha fatto come l'avversario, quindi... Ma ci siamo accorti come la direzione di gara sia stata piuttosto negativa in ogni frangente. Avanti siamo più forti di tutti e lo dimostreremo. Forza Rimini, da Simone. Diciamo che ormai questo argomento l'abbiamo esaurito, no? Sugli arbitri, sugli arbitri meglio no, sul fatto che siamo più forti degli altri. Io penso che adesso la società abbia messo a disposizione dell'allenatore una grossa squadra con il doppione per ogni reparto e sono arrivati giocatori interessanti, perché i vari Tomi, Nigro, De Geri sono giocatori importanti per la categoria, e quindi adesso aspettiamo Nicastro, speriamo rientri prima della fine anche Baldazzi. Penso che le alternative ci siano e bisogna solo avere un po' più di fiducia e di fortuna in più. Senti, Alessandro, ma a te è mai capitato, insomma, sei andato in una società, ti dovevano venire a prendere, che ne so, alla stazione, non sono presentati nessun dirigente? Io sono stato in società dove c'era di peggio. C'era di peggio? Sì, immagino. Diciamo che io ho non sentito, facciamo i nomi, però. Ho sentito tante critiche in giro su questo Rimini, sulla presidenza di prima, su quella di adesso. Diciamo, io prima non posso parlare perché non c'ero e non voglio entrare nel merito. Ma non ci vuole nemmeno tornare neanche io, Alessandro. Non era questo il mio... Diciamo che adesso, no. Secondo me, hanno voglia di fare le cose bene. Per quanto riguarda il campo d'allenamento, io penso che il 90% delle società di C abbia un grosso problema dove allenarsi. Guarda, adesso ne parliamo. È proprio l'argomento prossimo. Ho fatto quella domanda per un semplice fatto, per dare una notizia curiosa che riguarda il Bologna, perché Pasquale dice che c'entra, mi diceva no, te lo dico che c'entra, per dare questa notizia. Pasquale, al Bologna si sono dimenticati di andare a prendere all'aeroporto Ibson, che è il nuovo giocatore brasiliano. L'unico dice, e talmente si è arrabbiato il presidente che ha
ha licenziato, qua dice sospeso, quattro dirigenti, ecco perché ho detto, volevo, per dare questa notizia, ho detto ad Alessandro Cesca, se qualcuno si era dimenticato del suo arrivo. È il massimo. È il massimo. All'aeroporto mi aveva detto, questo non se lo vado a tirare, ci dove vado, ma evidentemente poi un buon tassista l'ha accompagnato in sede alla Bologna e sono stati sospesi per questo quattro dirigenti. Allora, Alessandro Cesca sta tirando fuori un argomento che era nel nostro palinsesto da discutere, da dibattere. E allora, intanto diciamo subito, partiamo con una premessa. L'area Ghigi, abbiamo saputo dai giornali, l'ho detto anche l'assessore Luca Brasini, che la prossima settimana avrebbe studio qua con noi, e dice che si va per questa area Ghigi verso la risoluzione del contratto di appalto detenuto dal gruppo Amati, perché i termini sono scaduti e quant'altro. Quindi, voglio dire, è stato lanciato un ultimatum. Che succede? Succede che Fabrizio De Meis non vuole assolutamente tornare sul campo sintetico, anche perché è diverso, poi si rischia tantissimo, non ci sono gli spogliatoi, non ci sono le docce, insomma i giocatori devono fare avanti e indietro, quindi si sta cercando in maniera davvero spasmodica la possibilità di avere un campo a disposizione a Rimini per allenarsi, un campo in erba. Qua tutti fanno l'orecchio di mercante, sono appaltati da un'unica società che sono i Delfini Rimini, ripeto, i Delfini non me ne vogliano, ma insomma qualche cosa bisognerà pur dire a proposito di questo, perché ci sono tantissime società che si lamentano per questo. Allora, c'è qualche anima buona nei Delfini che vuole concedere l'accesso al Rimini Calcio per vedere di far allenare, come Dio comanda, una squadra di professionisti? Oppure bisogna andare al campo Marecchia o sulla sabbia del mare per cercare di allenare questi ragazzi? Mettiamoci una mano sulla coscienza, cerchiamo di venirci incontro, cerchiamo di dare la possibilità alla società biancorossa, la prima società, nessuno può contraddirmi su questo, di Rimini, a livello calcistico, insomma, di potersi allenare in maniera decente. Così è, no Cesca? Anche il Presidente si è lamentato di queste cose. Sì, ieri, diciamo che è un me ne po' parlava a cuore aperto ieri Fabrizio De Meis. È un po' una difficoltà quella che stiamo vivendo, il fatto di comunque di cambiarci lo stadio, di andare là a allenarci con le proprie macchine. Più che altro diciamo che non è tanto il disagio, è il problema che puoi rischiare di magari di prendere quel raffreddore, quell'influenza che ti può penalizzare durante l'anno. Però questo è, come dicevo prima, è un problema comune a tante società, il fatto di doversi spostare, di andare a cercare un sintetico, soprattutto l'inverno, dove potersi allenare. E quindi io vedo anche il San Marino, comunque ha i campi di pietra acuta di proprietà, però va a Gatteo. Esatto. E si fa fatica, è chiaro che magari trovare una struttura all'interno di Rimini dove comunque appoggiarsi e rimanere lì fissi sarebbe un vantaggio. E adesso magari il campo in erba sarebbe un po' difficile chiederlo, perché comunque si rovinerebbe subito e faresti fatica. Tante squadre si allenano sul sintetico e giocano su erba la domenica. Certo, no, ma chiaro. E insomma, dobbiamo adattarci, però io penso che dai, dobbiamo farci forza anche di questo. E ecco, sai cosa faceva Sacchi quando pioveva? Ma anche a Cori l'ha fatto spesso e volentieri. Usava il vecchio palazzetto dello sport, andavano a fare le partitelle sul parquet, calcio a 5, così giusto per tenere sempre sotto pressione. Poi però sanno, si rischiano dei traumi non indifferenti, per cui insomma bisogna sapere. Ecco, Pasquale, come bisogna fare per accaparrarsi un campo, visto che ne detiene 9 in gestione i Delfini? Queste sono... Succede a Rimini, succede un po' con tutti gli impianti sportivi. Anche le palestre, c'era un gruppo sportivo che aveva l'appalto per tutte, per poi ovviamente girarle e ridistribuirle. Da parte del comune dicono che sia una necessità dal punto di vista organizzativo, perché il comune si libera di un bel grosso problema, sì, sì, da ingestione. E poi
Io ritengo che il Comune dovrebbe farsi carico di accontentare di un po' tutte le società, ecco, questo che come si chiamava, certo. Si faceva una volta, si andava all'ufficio sport con le palestre quando io ero presidente di una società di basket a livello giovanile, ci si riuniva tutti quanti con tutte le palestre, allora quest'ora mi serve a me, questa la do a te, io ho 2 ore, tu hai 2 taddei, mi dai un taddei, ti do certo. un'ora, come con le figurine insomma. Sì, no? Sì, 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 sì. E adesso invece dice, pare che insomma così una società soltanto debba gestire il tutto, dovrebbe avere l'input dal comune di gestire il tutto accontentando tutti, ma il problema grosso però è a monte, cioè a monte perché è stato gestito male il bando di concorso. No, il problema grosso è a monte, ancora più a monte, perché l'operazione Acci Rimini 1912 è nata per fare un dispetto a chi aveva già preso una società e per fare un favore a chi prendeva questa società, in cambio della quale il Comune ha concesso un'area su cui costruire con determinati impegni e anche con tanto di finanziamenti. Quindi adesso il Comune... Un'area allargata e adesso allagata. E allora, quindi, quando si fanno delle scelte, poi chi ha fatto questa scelta e ha preso questa decisione si deve fare garante, caro il mio Comune, delle scelte prese e quindi del fatto che vada tutto a compimento, perché è bello fare il finocchio col sedere degli altri, scusate la volgarità, insomma, no? Tu finché c'è da prendere prendi e poi scarichi e non mi sta bene, insomma, questo qui gli è stato dato un'area allagata e allargata per costruire, il comune doveva garantire la costruzione e la messa a disposizione della società Rimini Calcio degli impianti, adesso andrà a finire tutto all'asta, cioè qui si gestiscono le cose dalla sera alla mattina e poi qualcuno ha la faccia tosta di dire che nominiamo Rimini città dello sport. Ma come si fa a nominare Rimini città dello sport? Oh, io cito, scusa, la scuola di Correggio, ma anche l'etere col sedere di un altro etere, facciamo così, facciamo proprio... no, perché sai, si potrebbero offendere, sai, le associazioni sono attente... Ma mi assumo, io mi assumo tutta la responsabilità di tutto quello che dico. Non era. Era una battutaccia, sì. Un problema, visto che oggigiorno... Si usa fare queste battutacce anche a livello di però Parlamento. Sì, però tu sai che queste associazioni sono molto sensibili e io rispetto sia l'etero che il gay e quant'altro, quindi chiariamo, scompriamo il campo da equivoci, perché sai... Tu fai bene, per esperienza mi tocca sempre dissociarmi da questo. Sì, tu fai bene a dissociarti, io mi assumo la responsabilità di ciò che ho detto, se qualcuno non sta di grave, bene lo verrà. Mi auguro, per non dire. Era per rendere l'idea, sì, assolutamente sì. L'abbiamo chiarito, abbiamo fatto bene. Ecco, Elio, discorso dell'Aria Ghigi, ne volevo parlare. Credo che, sai, la tempestività con la quale è stato fatto l'accordo Biagio Amati, Ravaioli, Turci, in quel famoso pomeriggio... Ma tu ci penso che non c'entri niente. Biagio Amati... Biagio Amati, Ravaioli, assessorato allo sport, Turci... In quel pomeriggio d'estate, la conosciamo la tempistica, sì, no? Sì. Consegna delle chiavi di un club in quarta serie per farne morire uno con una società sana in C1, club che aveva fatto lo spareggio col Verona per i playoff qualche ora prima, cittadella dello sport con campi allargati, eccetera. Di solito, Beppe, quando un comune concede un'area per far costruire un qualcosa, una civile abitazione, il comune molto spesso si fa dare le famose case popolari, no? E prima di finire la costruzione, di metterle in vendita, tu devi consegnare le case popolari al comune, che poi le passa all'Acer e vengono beneficiate le famiglie. Allora io avrei fatto una cosa molto semplice, visto che la fiducia è una cosa seria, come diceva la pubblicità. Prima di tutto io mi sarei fatto consegnare i campi finiti e poi avrei dato tutti i plus al signor Amati. Così non è stato e abbiamo visto che l'area oggi, mi dite voi, che è allagata, io non ne ho idea. Io so solo che quel giorno fu fatta morire una società sana con un titolo sportivo di C1 per uno nei dilettanti, che questa società non ha mai vinto nulla se non un ripescaggio dalla serie D alla quarta serie, e che oggi i campi sono allagati. Cesca mi conferma che non ci sono neppure le docce, vanno dallo stadio Romeo Neri al campo della Gaiofana a farsi l'allenamento, tornano indietro tutti sudati fradici. E questa, ragazzi, è la litania solita della città capitale europea del turismo, però sicuramente ultima, è anacronistico ma è così,
capitale del non sport in Europa, perché noi siamo la città meno sportiva d'Europa, al di là di tutto, al di là della considerazione del narcisismo, della megalomania che abbiamo noi, noi siamo la città culturalmente meno emancipata d'Europa, perché Beppe ha ragione quando dice che non ci sia nessuno che mette un campo a disposizione della Rimini Calcio a Rimini, c'è da ridere. Ma io che ho 56 anni il prossimo 18 aprile e ho cominciato ad andare al Ferrovieri a 10 anni, parliamo di 46 anni fa, vi posso dire che già 46 anni fa era così. Noi andavamo con 12-13 squadre tutta la settimana a fare allenamento al Ferrovieri, il fango arrivava alla bocca, molto spesso boccheggiavamo di fango. E veniva anche la prima squadra il pomeriggio a rompere i coglioni. La prima squadra veniva lì dalle 2 alle 5 a rompere le balle e nessun ragazzino si poteva allenare 4 volte alla settimana. Allora, in 46 anni la nostra emancipazione è stata mandare i giocatori del Rimini a fare allenamento con le proprie macchine e senza poter fare la doccia al campo della Gaiofana. Questo, Beppe, è la nostra cultura sportiva. Certo, ma noi stiamo facendo una cura due pelle proprio e questa è una, stavo arrivando lì. E quello che dice Beppe non è fantapolitica, politica, è realtà. Noi siamo una città che non abbiamo saputo esprimere un campo di calcio di allenamento per una squadra che ha giocato contro la Juventus, il Napoli, il Genoa qualche anno fa. Noi ci andavamo, Fiorentina, noi ci andavamo ad allenare in culo al mondo, ci andavamo a allenare a Torre Pedrera, a Bellaria, a Sogliano, a Sogliano, e solo il campo della Cocif, quello è stato utilizzato più volte la settimana perché messo a disposizione dalla Cocif. Certo. Ma allora la squadra, caro Cesca, non si faceva 6 km, si faceva 30, no? Dare, vedo, 30 più 30, ma quello perché il povero Vincenzo Bellavista aveva dato la disponibilità a usare il campo di fianco allo stabilimento, perché qua a uno che ha investito miliardi non gli è andato neanche un campo di allenamento. Sì, è vero. Scusate l'imbizzarrimento, l'accaloramento, ma io a 11 anni andavo ad allenarmi al campo dei Ferrovieri e dopo 46 anni siamo punto a capo, non abbiamo più neanche il campo dei Ferrovieri, non abbiamo. Sì, no, è vero, bisogna trovare baracche di legno, se ti ricordi. Con le baracche di legno. E Alberto Albani che faceva il fotografo, esatto, il magazziniere, e poi puliva anche gli spogliatoi. Un bravo Nanni. Ci sono arrivati dei messaggi che io non voglio leggere perché altrimenti poi cioè, i colleghi mi bacchettano e dicono non lo leggo, guarda, non lo leggo. Se sono insulti, leggilo. Sono insulti per noi. Ma sì. No, è un po' è simpatico, mi viene voglia di leggerlo, però non vorrei che i colleghi si offendessero. Si imbizzarissero anche loro. Ma no, ma perché poi sai mi tacciano di chissà quale cosa. No, dice, mi è simpatico perché ho pubblicato già uno che si firma il Toro. Già un grosso difetto. Toro è la mia seconda squadra, io per il Toro stravedo. No, io dicevo, qua c'è scritto, uno dei problemi è che le domande non se le fa nemmeno la stampa, dice, a proposito delle vicissitudini che ha subito il Rimini. Il clericale, tra virgolette, io non so a chi si riferiscono, ha sempre il sorrisino da... non lo dico, ed è colpevole di aver sempre sostenuto insieme a Gambetta Tremolante, che giuro io non so chi sia, il bugiardo Pinocchio. E poi li potete andare a leggere sul nostro sito, voglio dire, sono cose che non mi invento, ragazzi, davvero. Poi dice Beppe, si trattiene per entrare nelle grazie di Erpiotta. Erpiotta sarebbe il presidente Fabrizio Minimi. Sì, ma infatti guarda, lo voglio leggere perché è proprio simpatico. E poi dice, e i giornalai della carta stampata non hanno gli attributi per fare il loro lavoro, se è vero, come è vero che ad esempio il topo professore, che non so chi sia, è amico dei giocatori, pensa come stiamo messi, tra parentesi, questo passa il convento, dice, dilettanti in società, dilettanti in squadra, dilettanti che scrivono, pazienza, ce ne avremo una ragione, firmato il Toro. Cioè, questa è veramente goliardica, secondo il mio modo di vedere. È bravo, ha scritto una bella cosa. Sì, guarda, veramente si riferisce un po' al passato, voglio dire, adesso probabilmente le cose stanno cambiando,
intanto io dico che la squadra non è assolutamente una squadra di dilettanti, anzi, sono dei giocatori fortissimi e mi auguro che ci portano al traguardo aspirato, nemmeno coloro che scrivono sono dei dilettanti, perché fanno il loro lavoro in maniera essenziale e soprattutto con grande cuore, con grande spirito, per cui insomma non sono dilettanti. No, però posso dire una cosa, qui c'è stato un passaggio che tutti hanno trascurato e che oggi tutti rivendicano, che è stato quel passaggio che tu, Beppe, hai citato prima, no? Quello famoso dell'area Ghigi, sì, e dei campi, no? Quello è un passaggio che secondo me è deleterio per la nostra cultura calcistica, perché veramente quella volta, in cambio di quella famosa decisione di far confluire tutto in un grande villaggio globale del calcio giovanile, dove i giovani mancava solo lo spot, le mamme con i fiorellini in mano, i bambini che saltellavano, no? Dove tutto sarebbe stato sportivamente bello, è stato sacrificato un club di... non c'era bisogno di fare questa corsa, no? Eravamo già là, eravamo... Bei progetti disattesi. Esatto, dire, esatto. A partire dal settore giovanile ad arrivare... È stata uccisa, messa in liquidazione una società. Io vorrei che tu andassi a Firenze ma e parlassi sai, con Maccalli e gli dicessi veramente, ma lui ha fatto di tutto per far iscrivere quella società quell'anno, no? Ed oggi ci ritroviamo una società, 20 giocatori ed un allenatore che non sanno dove andarsi a allenare. Io avrei un posto però, Cesca. L'hai detto prima tu, Elio. Non è una parolaccia. Succedeva anche quando c'era Bellavista. Se voi andate dietro allo stadio, dove c'erano i campi di pallamano, di fianco c'è sì, un campo in sabbia, lì si è allenato anche Sacchi, si è allenato Sacchi, ma si è allenato anche Cori, no, anche per fare la doccia prima, così. Vabbè, senti, io devo fermarmi perché dobbiamo, anzi prima leggi questo messaggio che è arrivato da casa. Allora, Federico da Rimini: complimenti a Cesca, perché non coprono il campo durante la settimana? Questo è un altro problema che riguarda il comune, che non riguarda no? Diciamo che questa cosa era uscita domenica scorsa in pullman mentre stavamo tornando, perché da lì a martedì, mercoledì avevano addirittura messo neve. Esatto, sì. E allora tra di noi hanno detto, e poi la domanda è venuta, ma chi li mette? E gli ho detto, li metteremo noi. Noi andiamo e poi li togliamo. Tanto io a Pavia, assieme ai miei compagni, abbiamo spalato il campo per allenarci. Potevano anche mettere giù i teloni per giocare domenica. Ci mancano le macchinette, i teloni ci sono. Ma non è un problema. Mancano le macchinette per stenderli. Ormai si fa di tutto per giocare. Mancano le macchinette per stenderli. Vabbè. Ci fermiamo, pubblicità, tra poco. Ristorante Pizzeria D'Alele a Riccione, via Gabriele D'Annunzio 94C. Il luogo migliore per gustare piatti a base di pesce fresco in un ambiente poco formale e molto accogliente. Qui gentilezza e disponibilità vengono servite prima di ogni portata. Cozze alla tarantina, mezze maniche al grillo, grigliate e fritture di pesce da assaporare seduti al tavolo sul lungomare di Riccione con un rapporto qualità-prezzo straordinario. Se passando per Riccione non sapete dove mangiare un insuperabile tagliolino allo scoglio senza spendere troppo, il ristorante è D'Alele, viale Gabriele D'Annunzio 94C. Maya Club. Maya Club, Miramare di Rimini. Ristorante Pizzeria Osteria del Mare in Viale Regina Margherita 75 a Marebello di Rimini. Menù di carne e pesce con primi fatti in casa. Osteria del Mare è il posto ideale per risparmiare mangiando bene. Osteria del Mare, partner ufficiale della Rimini Calcio. Chiunque si presenta con un tagliando della partita con l'abbonamento avrà diritto ad uno sconto del 25%. Ristorante Pizzeria Osteria del Mare, Viale Regina Margherita 75, Marebello di Rimini, aperto tutti i giorni.
Soluzione e servizi integrati per l'edilizia? C'è una risposta. Colore della Riviera? Gruppo Ivas, a Rimini, via Draghi 21/23. Materiali decorativi, vernici e accessori. Siamo grandi esperti anche in edilizia, nella costruzione, ripristino, restauro, deumidificazione, isolamento, con termocappotto, su muri verticali e finiture. Attenzione ai vantaggi. Sui lavori di termocappotto, detrazioni IRPEF concessi dallo Stato del 55%, scontabile in 10 anni. Vieni a trovarci. Colore della Riviera, Gruppo Ivas. Via Draghi 21/23, a Rimini. Telefono 0541 38 27 48 oppure 335 62 38 777. Alessandro Giani vi aspetta con gli amici del Rimini Calcio. Ristorante Pizzeria Franchi, in Viale Regina Margherita, a Rimini. Living Sport di Max, le scarpe e l'abbigliamento per chi corre e cammina. Nike, Asics, Mizuno, New Balance, le migliori marche di scarpe e abbigliamento running per soddisfare tutte le tue esigenze. Vasto assortimento di costumi ed accessori per chi nuota e per la palestra, orologi satellitari, cardiofrequenzimetri, Polar, Garmin, Timex e Nike. Vi aspetto in via 20 settembre 134 Rimini, zona Arco d'Augusto. Vendita anche per corrispondenza. Se vuoi un punto di riferimento per la musica, se sei un principiante, un amatore o un professionista, non puoi sbagliare. Vai al Punto Musica. Troverai risposta alle tue domande con tutti gli strumenti anche in affitto. Il Punto Musica si trova a Rimini, in Viale Dante 56. Telefono 0541 27 211. Sito internet www.rimini.com/puntomusica. Email puntomusica@rimini.com. Inoltre al Punto Musica trovi tutti gli strumenti per la scuola elementare, media, liceo musicale e conservatorio di musica. Vai al Punto Musica, non puoi sbagliare. Hotel Blue Moon, in via Regina Margherita 75 a Marebello di Rimini. Un raffinato 3 stelle di ottima qualità, vicinissimo al mare. Il nostro hotel a conduzione familiare si pregia di poter offrire la migliore accoglienza per vacanze al mare, eventi, fiere e congressi. Camere ampie e comode, dotate di insonorizzazione, climatizzazione e balcone. Vieni a trovarci in una accogliente atmosfera romagnola. Hotel Blue Moon, viale Regina Margherita 75, Marebello di Rimini. A Riccione, Piazzale Allende, vi attende un ristorante incredibile, Mariscos, praticamente sulla spiaggia, in un ambiente accattivante dove la nostra cucina vi lascerà stupefatti, non soltanto per la varietà e la ricchezza delle portate, ma soprattutto per il sapore unico dei piatti base di pesce, primi e secondi cucinati a regola d'arte con le specie più pregiate, come il nostro fiore all'occhiello, il granchio reale. Se vi abbiamo incuriosito, prenotate un tavolo presso il ristorante Mariscos, non avete che da fare una telefonata. Ristorante Mariscos, Piazzale Allende 9, a Riccione. Telefono 0541 64 14 04. Stazione di servizio PB, un'amica della tua auto. Per il tuo rifornimento di benzina, gasolio, metano e GPL a prezzi imbattibili, vieni a trovarci in via Tolemaide 86 a Torre Pedrera di Rimini. Puoi inoltre trovare un autolavaggio self-service a box con spazzole e antigraffio. Alla stazione di servizio PB di via Tolemaide a Torre Pedrera di Rimini puoi trovare un bar ristorante e pizzeria dove poter gustare ottimi piatti e una buonissima pizza. Stazione di servizio PB, via Tolemaide 86, Torre Pedrera di Rimini. Cortesia, professionalità e prezzi imbattibili sono la nostra forza. Per l'abbigliamento tecnico, sportivo e tempo libero ti aspettiamo al Macro Store di Rivazzura di Rimini in via Flaminia 371. Abbigliamento per calcio, baseball, volley, nuoto, running, rugby e tanto altro ancora. Macro Store a Rivazzura di Rimini, via Flaminia 371. Macro Store lo trovi anche presso Onisport a Domagnano, Repubblica di San Marino.
Se sei alla ricerca dello Sky Service, l'indirizzo è uno solo: Rosata Antennisti, centro servizi ed assistenza Sky, dove abbonarsi è semplice. Trovi ogni accessore audio-video, impianti per la ricezione TV satellitare, impianti condominiali in fibra ottica e abbonamenti Sky per bar e hotels. Perché abbonarsi da noi? Semplice, abbiamo sempre la promozione esclusiva per i nostri clienti. E se sei già abbonato, è un motivo in più per venirci a trovare. Un omaggio a sorpresa ti aspetta. Sky Service Rosata lo trovi a Rimini in via Cognano 291, a Cesena in via Valsugana 8690 e a Forlimpopoli in via Mazzini 21. I fratelli De Luca ti aspettano al ristorante Musica Frontemare e al ristorante Pizzeria Lo Zodiaco in Viale Regina Margherita a Riva Azzurra di Rimini, all'altezza del bagno 121. Al Frontemare potrai gustare un ricco e vario buffet sia a base di pesce che a base di carne. Frontemare, direttamente sulla spiaggia e con un'ampia sala unica con oltre 400 sedute, è il locale ideale per compleanni, cene sociali, cerimonie ed eventi. Allo Zodiaco troverai tante specialità a base di pesce, primi fatti in casa e pizzeria con forno a legna. Fronte Mare e lo Zodiaco a Riva Azzurra di Rimini. Qualità, professionalità e particolare attenzione ai propri ospiti anche nel prezzo. Per info e prenotazioni telefono 0541 47 85 42. Passa parola. Ben ritrovati allora proprio da Barasport. Come vedete il sito alle nostre spalle, www.barasportarimini.com, un sito sempre aggiornato al 100% minuto per minuto, quindi seguitelo spesso, anzi vi ringrazio perché abbiamo toccato cifre impressionanti, siamo sugli 8.000, pensate quando siamo partiti arrivavamo a 50 al giorno di contatti, adesso siamo arrivati a 8.000 e questo ci riempie assolutamente di orgoglio. Vedete anche, se la nostra regia torna un attimo indietro, che c'è anche una notizia che interessa la festa, una festa per venerdì. Al Cocorico, aperta a tutti, eccola lì, guardate, eccola in questo passaggio qua, Rimini Calcio, festa con i tifosi e biancorossi, quindi ci sarà tutta la squadra, potete leggervi il vostro benissimo il comunicato che ci ha mandato la società, noi l'abbiamo postato, quindi vi renderete conto di che cosa si tratta, quindi ci sarà questa festa venerdì, noi ci auguravamo che fosse stata una festa all'insegna della vittoria di quella di ieri, ma purtroppo le cose non andate male, pazienza, si farà lo stesso, giocatori però fino a una certa ora, quindi diciamo di andare Alessandro Cetora a casa, si va a dormire, quindi vi invito ancora a controllare sempre tutte le notizie di giornata su questo sito, la domenica in tempo reale tutti i risultati, gli aggiornamenti anche sulla partita del Rimini, visto che quest'anno non siamo riusciti ad ottenere una diretta radiofonica per via delle esose richieste da parte della Lega e quindi non c'è stata la possibilità né da parte nostra né da parte di altri colleghi di potersi accaparrare appunto i diritti di questa partita, speriamo di poterlo fare la prossima stagione. Allora qua sul sito poi ne arrivano tanti di messaggi che vi consiglio di andare a vedere, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo vola incredibilmente e quindi dobbiamo andare ancora a vedere, darvi conto di quello che è successo ieri nella 22esima giornata di campionato, sono stati segnati 22 gol e allora prego la regia di mandarli tutti in onda, vediamo. I fratelli De Luca ti aspettano. Ventidue gol segnati nel girone A della seconda divisione di Lega Pro. Partiamo da Spal Castiglione 1-2, Arachiri De Ferraresi contro il terzultimo Castiglione Almazza. Gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo al 33esimo con Romero e approfittando poi dello sbandamento degli estensi trovano il raddoppio con Battaglia un minuto dopo. Nella ripresa al 22esimo la Spalla accorcia le distanze con questo gol di Personè. A nulla serviranno gli attacchi finali per portare a casa almeno un pari. Mantova-Bra 4-1, partita sulla carta facile per i virgiliani che tengono fede al pronostico. Dopo tre minuti già vantaggio con De Respinis, il raddoppio al 28esimo con Masini. Nella ripresa Santoni accorcia le distanze al terzo minuto. Ma nel finale di gara, prima Quadri al 35esimo segna il terzo gol
e completano poi la quaterna i mantovani con Floriano a 5 minuti dal termine. Finisce in parità 1-1 tra Delta Portotolle e Torres. Migliaccio porta in vantaggio i sardi al 27esimo del primo tempo. Il pari del Portotolle lo segna Ferretti sempre nella prima parte di gara al 36esimo. Cuneo Pergolettese 1-1, tutto nella ripresa. Vantaggio ospite al terzo minuto con Tiboni. Dopo 11 minuti c'è il pareggio dei padroni di casa con questo gol messo a segno da Cristini. L'Alessandria di Luca D'Angelo vola alto e conquista la terza piazza battendo Real Vicenza in piena crisi dei risultati. La gara si sblocca al quarto della ripresa quando Cavalli indovina la conclusione e non lascia scampo al portiere Tomei. Ancora Cavalli a chiudere i giochi al 24esimo con questo bel gol. Un grande Forlì stende la capolista Bassano con un classico 2-0. Ad onor del vero bisogna anche sottolineare che gli uomini di Petrone rimangono in 10 dalla metà del primo tempo per l'espulsione del portiere Rossi per fallo di mano fuori area. La partita si sblocca nella ripresa quando al 22esimo Melandri infila con questo colpo di testa la porta veneta 1-0. Il raddoppio porta la firma di Emiliano Docente in pieno recupero. Il primo tiro viene ribattuto da Lombardi. Al secondo tentativo però mette il punto esclamativo alla gara 2-0. Il Sant'Arcangelo non vince più. Infila ancora un altro pareggio per 0-0 contro il Renate. Ma la politica dei piccoli passi evidentemente paga. Anche se i gialloblu in questa circostanza devono ringraziare il loro portiere Nardi, autore di qualche intervento provvidenziale a salvare il risultato. Fraschetti però si dice soddisfatto della prova dei suoi. Il Bellaria esce sconfitto nel confronto con la Vecom Verona per 2-1. Nonostante tutto però la formazione di Fanese vende cara la pelle sino al 90esimo. Il vantaggio dei padroni di casa si concretizza al 33esimo minuto con Mazzetto quando sfrutta una serie di errori difensivi depositando facile facile in rete il pallone. Reazione dei biancoazzurri che viene premiata con il gol del pari 3 minuti dopo quando Grandi addomestica questo lancio e al volo di sinistro batte imparabilmente Paleari 1-1. Ma in chiusura di primo tempo arriva il calcio di rigore che condanna i biancoazzurri. Santuari entra in area e viene affrontato fallosamente dall'estremo Dedeo, esteso. Calcio di rigore, Frendo dal dischetto, non sbaglia, 2-1. Infine Rimini che esce sconfitto dal confronto con il Monza in casa per 2-1, partita giocata a viso aperto dalle due formazioni che nonostante le difficoltà del terreno rese al limite della praticabilità dalla pioggia hanno dato vita ad una vera e propria battaglia. Ospiti in vantaggio con un rigore dubbio calciato da Gasbarroni. Il Rimini nella ripresa trova il pari grazie ad un'ingenuità del nuovo entrato Zullo che si attacca al corpo di Cesca e lo atterra a pallone irraggiungibile. Rigore sacrosanto, dal dischetto fallo non sbaglia, 1-1. Bussi ha addirittura la palla del sorpasso, ma colpisce solo il palo. Finale thrilling, prima Brighi si lascia superare da Finotto e una volta che si sta infilando in aria lo stende. Rigore e rosso. Dagli 11 metri lo stesso giocatore scheggia la traversa. Quando sembra tutto finito arriva il gol della sconfitta biancorossa. Rimessa laterale ospite, rinvio difettoso di Aia, entrato e Vita lasciato tutto solo da Gasperoni si trova il pallone del facile 2-1. Bene, siamo arrivati veramente in addirittura d'arrivo, ma prima di chiudere dobbiamo chiedere ad Alessandro, domenica è una partita importantissima per il Rimini, tu purtroppo non ci sarai, avresti voluto esserci quanto Alessandro da 1 a 10? Ma diciamo che fra le mie ex squadre Bellaria è quella che mi ha lasciato il ricordo minore, quindi avrei voluto giocarla per il bene del Rimini, non certo perché era il Bellaria. Sarà una partita sicuramente da vincere, però non da sottovalutare, perché queste sono quelle più insidiose e quando siamo andati a giocare col Bra l'abbiamo capito, insomma. Domenica giustamente come dicevi tu, no, rimaniamo con la grafica regia, grazie. Spal Alessandria è un invito a nozze per il Rimini, no? Lo stesso Real Vicenza Cuneo, se vogliamo, Verona, Vecom Verona Forlì, Bassano Mantova, insomma ci sono degli scontri diretti importantissimi.
Certo, noi sicuramente andare a prendere i tre punti a Bellaria e poi vedere cosa faranno le altre, però adesso ogni domenica ci sono degli scontri diretti, quindi dobbiamo guardare a casa nostra, fare più punti possibili e poi fra 2 mesi capire dove saremo arrivati. Alessandro, io ti faccio tutti in bocca al lupo del caso, mi auguro che tu da qui a fine stagione faccia non 10, 12, 13 gol. Verremo qui e stappiamo un'altra bottiglia, questa volta per cose belle, simpatiche, perché poi in chiusura, vado, lo faccio in chiusura perché non voglio alimentare polemiche. Scorsa settimana la nostra gogliardica, la mia gogliardica, insomma, scenetta di stappare la bottiglia di spumante è stata forse da qualcuno, molti l'hanno apprezzata, l'hanno preso per quella che è stato qualcuno, si è ritenuto quasi offeso. Mi dispiace, ma insomma, noi abbiamo assolutamente scherzato, mantenendo fede anche a una promessa. Quindi noi quando diciamo una cosa la facciamo, l'abbiamo fatta questa volta. Comunque, acqua passata, adesso abbiamo voltato pagina, ci auguriamo veramente tutto il bene per i colori biancorossi, così come ha detto Alessandro, lo auguro a tutta la squadra, perché ragazzi, da domenica bisogna tornare alla vittoria, 3 punti sono fondamentali per rincorrere l'obiettivo. Grazie Max Duberra, grazie Alessandro per essere stato con noi, grazie. Ti aspettiamo da qui alla fine del campionato ancora un'altra volta, ce lo concederai, mi auguro, magari quando fai una bella doppietta, che hai visto mai. Sicuramente. Grazie. Elio Pari, nel quale ci ritroveremo presto, e grazie anche a Pasquale Durante, la regia Urbano Pasqualicchio, grazie anche ai nostri cameraman e ai tecnici che hanno collaborato con noi. Fiammetta, ci vediamo lunedì. Grazie a tutti voi per l'attenzione, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Arrivederci.